Grazie. Allora, l'interrogazione presentata dalla consigliera Franciosi relativa in merito ai rifiuti prodotti dall'inceneritore. Se vuole illustrarla, prego. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione la leggerò perché sono dei dati anche questi che ci sono stati comunicati dal CORE. E il CORE dichiara in merito ai rifiuti prodotti dall'incenerimento, e questi sono dati relativi al 2012, che 12.921 tonnellate sono scorie che vengono recuperate al 100%, 1.288 tonnellate sono polveri, di cui 10% va a smaltimento e 90% al recupero, e 8.147 tonnellate sono ceneri, di cui 10% va a smaltimento e 90% al recupero. Di fatto, queste sono le scorie che rimangono al termine della combustione dei rifiuti. Essendo questi di fatto dei rifiuti speciali che vanno gestiti in una determinata maniera, la nostra domanda, la nostra interrogazione riguarda quali impianti le scorie vengono inviate a recupero, con quali costi e come vengono poi di fatto inertizzate, presso quali impianti le polveri vengono inviate per essere smaltite e recuperate e i relativi costi, e presso quali impianti le ceneri vengono inviate per essere smaltite e recuperate e i relativi costi. Inoltre, quello che volevamo sapere, che secondo noi è più importante perché ci sono arrivate delle segnalazioni che però non abbiamo potuto confermare in alcun modo perché non abbiamo materiale visivo e non abbiamo materiale che comprova questa mia affermazione. Parrebbe che questi rifiuti o queste materie vengano poi stoccate all'aria aperta. Di conseguenza, quello che appunto noi volevamo capire è come venisse stoccato questo materiale prima del trasferimento, se in contenitori aperti o chiusi, e laddove fossero aperti, quali sono le protezioni che vengono adoperate dalle persone che lavorano nelle immediate vicinanze. Grazie. Risponde l'assessore Iannizzi, prego. Grazie Presidente. Dunque, questa è molto una risposta, insomma, molto, molto tecnica, poi in relazione a tutte le domande che sono state poste. Innanzitutto, nella risposta abbiamo riportato, come dire, come i dati che voi ci avete, diciamo così, nell'interrogazione scritto, come riportate dal CORE, sono quasi tutti esatti, meno uno che probabilmente c'è stato semplicemente un errore di riscrittura o un fraintendimento. Comunque, quindi, i dati relativi alle tonnellate, il numero di tonnellate che voi avete indicato, a parte appunto l'ultimo relativo alle ceneri, sono tutti corretti, innanzitutto. Nella risposta vi abbiamo indicato, no, come vengono stoccate, cosa che, come abbiamo anche specificato comunque al termine dell'interrogazione, viene svolta sempre nel rispetto delle disposizioni dell'AIA, quindi l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto, che è rilasciata dalla Regione Lombardia. Quindi sono assolutamente tenute in considerazione sia le questioni di sicurezza relative chiaramente al personale che lavora, sia anche ovviamente all'ambiente. Quindi le scorie e le cenere pesanti sono stoccate, come abbiamo scritto, in questi cassoni scarrabili, perché sono rifiuti inerti, quindi non pericolosi, e poi vengono inviate ad un impianto a Lomello. Le ceneri pesanti e le scorie poi vengono trasformate da questa azienda in materia che viene utilizzato poi per la produzione di cemento, di laterizi, nell'impasto del calcestruzzo. Poi ci sono le 1.288 tonnellate di polveri, che sono l'unico rifiuto, diciamo,
polvirulento, insomma, che è prodotto dall'impianto. Queste sono stoccate in sili a tenuta e sono scaricate in maniera pneumatica in cisterne chiuse e trasportate senza mai essere a diretto contatto con l'ambiente. E questa era un po' la domanda, insomma, che ci veniva fatta. Queste vengono conferite in una sede a Brescia, che poi, insomma, dopo chiaramente l'inertizzazione vengono mandate in ex miniera di sale in Germania. Infine, l'ultimo dato, che era quello relativo ai fanghi filtropressati, che appunto non è di 8.147 ma è di 81,47, quindi credo che sia stata una virgola sbagliata, comunque beh, era importante, come dire, sottolinearlo. Queste sono anche queste stoccate in cassone scarrabili sotto delle tettoie, non originano dispersione nell'ambiente, neanche pericolo per il personale, e queste vengono recuperate per la totalità. Abbiamo poi riportato, come c'era stato richiesto, anche i costi relativi allo smaltimento e al recupero relativi ad ognuna delle tre dei tre rifiuti, insomma, che sono stati citati: 80 euro, 205, 205. Grazie. Consigliera Franciosi ha la facoltà di dire. Prego. No, grazie, basta così. Grazie. Grazie. Sei pronto? Passiamo all'interrogazione presentata dal consigliere Nossa, relativa al fondo stradale sconnesso tra la via Piccardi e la via Alfieri. Se la vuole illustrare un attimo, grazie. Sì, grazie. Non ho qui il testo preciso che ho depositato come richiesta di facente parte dell'interrogazione. Comunque vi è un tratto tra via Piccardi, via Alfieri, via Podgora, piazzetta vecchia del Riccio, come si usa dire, dove c'è il caffè corretto adesso, che sono anni che ha dei problemi. Problemi dovuti a che quando si piove si formano proprio degli acquitrini. Non dico che i bambini giocano con le barchette nell'acqua, ma ci possiamo andare vicino. Pallanuoto non ci sono ancora arrivati, potremmo tentarci, e soprattutto le persone continuano a inciampare. E dato che è un tratto di strada percorso solitamente da persone di terza età o quarta età, le persone quando cadono non hanno un ematoma e si rialzano, solitamente hanno delle difficoltà ambulatorie abbastanza gravi. Dato che è un bel po' che è così, e quindi chiedevo se si poteva cercare di fare qualcosa, visto che è un problema, diciamo, storico. E oltretutto le cantine lì intorno, quando piove, andando giù a spiovere l'acqua, si allagano spesso e volentieri, perché l'acqua trascende giù ed entra nelle feritoie delle cantine. Grazie. Grazie a lei. Risponde l'assessore Piano. Prego. Sì, ringrazio il consigliere Nossa per la segnalazione. Io mi sono personalmente anche recato sul posto per rendermi conto della problematica che è stata come dire, segnalata con l'interrogazione. Certamente diciamo, la pavimentazione all'area dell'incrocio tra via Piccardi e Alfieri merita un intervento. Le scarse risorse che però sono a disposizione per diciamo, nei bilanci da cui tuttora attingiamo, le abbiamo destinate per interventi sulle vie dove vi è una percorrenza veloce dei veicoli. L'intervento è meritevole di tutela, speriamo di poter a questo punto, con il bilancio del 2014, stanziare delle risorse che ci consentano di intervenire anche su quel tratto. Per il momento, con diciamo, le risorse a disposizione, non possiamo intervenire. Confidiamo poi anche nel suo contributo, così come in quello degli altri consiglieri, per convergere sul tema della sicurezza stradale, che interessa le vie grandi e le vie piccole, per poter, come dire, in sede di preventivo approvare dei capitoli di spesa che ci consentano di intervenire. Il settore qualità urbana, peraltro, in questi giorni ha completato proprio una diagnosi di quella che è la situazione del manto stradale. Abbiamo realizzato un rapporto sulla condizione delle strade, che sarà mia cura quanto prima, una volta che lo abbiamo perfezionato e discusso nei dettagli, trasmettere a tutti i consiglieri affinché possano avere una maggiore consapevolezza di quella che è la condizione dei nostri manti.
Consigliere Nossa, se vuole replicare, prego. Sì, grazie, no, non è una replica, nel senso che la risposta sicuramente è stata chiara e mi sembra realistica, detta dell'assessore, quindi non crea, diciamo, illusioni. Io, come sono, diciamo, un finale dei cittadini se stessi, essendo stato, diciamo così, eletto in consiglio, porterò questa risposta a quel gruppo di cittadini che sono tanti e mi permetterò di appenderla anche in bacheca dove loro hanno il posto, in modo che abbiano visione di ciò che l'amministrazione fa o riesce a fare o non riesce a fare. Grazie. Grazie, consigliere Nossa. No. Invito i consiglieri del gruppo Sesto nel Cuore di rientrare per discutere l'interrogazione presentata. Grazie. Presidente, chiediamo che venga discussa la prossima volta perché ci è stata consegnata stasera la busta e l'abbiamo ricevuta via mail, quindi prendiamo nota del contenuto e poi magari il prossimo consiglio possiamo illustrarla, se l'assessore è d'accordo. Grazie. Va bene, grazie. Qui vedo che il consigliere Di Stefano è assente, poi ci sarebbe un altro con la risposta della consigliere Franciosi. No, non c'è Di Stefano, quindi... Sì, allora aspettiamo le 21 per l'appello, almeno per capire che non c'è la diretta.
li faccio io. Buonasera. La parola al segretario generale per l'appello, grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, sente. Caponi, Chittò, sente. Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, no, Franciosi è presente anche. Sì, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, assente un momento. Nossa, Pastorino, Pavanna, assente un momento. Pennasi, Pietra. Pietra presente, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante presente, Torraco, Tremolada, assente. Tremolada sì. Vavassori presente. Sono quattro assenti, quindi 21. Risultano consiglieri presenti 21. Assenti 4, per cui la seduta è valida. Come da prassi occorrono 3 scrutatori, Cremonesi, Vavassori e Romaniello. Vabbè. Vi invito di alzarci in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie anche in galleria e pubblico. Grazie. Grazie. Procediamo con il primo punto dell'ordine del giorno, proroga della validità del documento di piano di governo del territorio alla data 31 dicembre 2014. In conformità con le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 della legge regionale numero 12 del 2005. La parola alla relatrice di commissione, consigliera Pennasi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In commissione abbiamo visto questa proposta di delibera che ci dà la possibilità, con una decisione della Regione, di prorogare il PGT. È stato brevemente ricordato dall'assessore il percorso, noi abbiamo adottato e approvato il PGT nel 2009, decadrebbe
il 4 ottobre di quest'anno, adottando questa delibera riusciamo a prorogarlo fino alla fine dell'anno sostanzialmente. Che cosa decade? Non tutto il PGT, decade il documento di piano, mentre il piano delle regole, il piano dei servizi rimane in vigore. È stato chiesto che cosa vuol dire il fatto che decada e l'assessore ha specificato che per quei piani attuativi non ancora adottati, presenti nel documento, ovviamente decadono con la scadenza. La proposta è quindi quella di recuperare un po' di tempo anche in vista di capire che cosa succederà rispetto alla normativa in merito ai piani di governo del territorio, in particolar modo a due elementi: al fatto che si costituirà la città metropolitana e quindi bisogna capire se il tema rimane di competenza dei consigli comunali o se per esempio passa in questo caso alla città metropolitana e lo saprà con lo statuto che dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno, e capire cosa succede della legge RLOGICI che la Regione intende rivisitare. Poi è stato anche chiesto qual è l'orientamento e l'assessore in commissione ha detto ovviamente iniziamo a lavorare, però prendiamo del tempo comunque per capire meglio che cosa succede e verso che strada si va. Credo di aver riportato sia gli elementi che l'assessore Marini ci ha raccontato in commissione sia le risposte alle domande dei commissari. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. E su questa delibera è aperto il dibattito, invito i consiglieri a prenotarsi per intervenire. Grazie. Se non ci sono interventi, andiamo avanti. No, ho chiesto la parola il consigliere La Miranda. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Ma una piccola riflessione, pur trattandosi di una delibera abbastanza tecnica, nel senso che l'amministrazione fa una scelta più tecnica che politica, direi, nel senso che in attesa di un quadro organico complessivo e in attesa di capire meglio l'evoluzione soprattutto delle aree FALC, sfrutta, tra virgolette, il quadro normativo vigente preferendo un atto di conservazione e attendere qualche mese per vedere l'evoluzione, più che legittimo. Tuttavia, prima di fare questo intervento mi sono permesso di chiedere anche nei comuni limitrofi che hanno già sopportato questa esperienza, in particolar modo ho chiesto ai colleghi di Monza come si fosse comportato in quel caso l'amministrazione. Lì mi hanno riferito che l'amministrazione di pugno ha deciso di non prorogare niente e di andare direttamente con la redazione di un nuovo piano di governo. E incuriosito di questa scelta, anche perché era in parte frutto della precedente amministrazione, in parte era poi stato completato con l'iter attuale, e poi soprattutto memore che il segretario generale, che fa sempre un po' da ministro di governo su questa materia, era il dottor Spoto, che aveva comunque amministrato in parte anche il nostro PGT, o meglio l'evoluzione di quello che è l'asse portante del nostro PGT, e cioè i piani attuativi delle aree FALC. Mi è stato spiegato che la scelta è stata quella di non rimanere vincolati su quel tipo di PGT con quegli indici e quelle scelte che erano state fatte. E ho chiesto, va bene, ma sulle aree che sono in corso, eccetera, mi è stato detto chiaramente, quelle che si sono già perfezionate è un input in più per il soggetto attuatore, sostanzialmente il ragionamento è stato, a portarle a compimento. Perché? Perché in assenza poi di un quadro normativo vigente di riferimento avrebbe la decadenza anche da un'eventuale mancata esecuzione di questi piani attuativi. E allora mi sono posto il problema. Va bene, Monza è una realtà diversa, forse ha diverse aree, però tuttavia ci sono diverse aree industriali anche dismesse nella realtà territoriale di Monza.
Ne avevo una precisa, ecco perché ho fatto quel riferimento, perché a Rondò c'era una vecchia azienda che era la Colombo, una superficie abbastanza interessante, dove sapevo che era stato adottato il piano attuativo e chiedevo appunto, dice, ma che fine fa? No, lì è stato perfezionato tutto l'iter, adesso se non lo completa nei prossimi anni ovviamente ci sarà decadenza e si beccherà, tra virgolette, eventualmente il nuovo PGT con le rivisitazioni degli indici di edificabilità. E quindi diciamo era quel primo incipit. Ma la riflessione che mi sono portata è sposto il ragionamento qui sulle aree territoriali del comune di Sesto. Dice, sappiamo che ci sono dei problemi, ma i problemi c'erano già a monte sul PGT, lo sappiamo, ormai ce l'hanno scritto anche le sentenze, che quelle aree lì sono viziate nell'edificabilità. Ora, nessun dubbio che l'amministrazione ha sottoscritto degli atti e delle convenzioni e quindi questi da un punto di vista privatistico vanno conservati. Ma ciò che deve garantire l'amministrazione, fare forza, era proprio quello di sfruttare questa spada di Damocle che per assurdo si scarica sul soggetto attuatore. La possibilità che in assenza di una regola l'eventuale inattuazione del piano attuativo scaricherebbe poi sul soggetto attuatore l'assoluta incertezza, perché non avrebbe più gli indici di edificabilità negoziati con la precedente giunta e sappiamo bene anche con che grado di illicità con quella negoziazione è stata viziata. Ora, forse era questa la riflessione da farsi prima di prendere una decisione così importante. L'auspicio sicuramente noi tutti è che parta il progetto, ma obiettivamente con tutto quello che leggiamo sulla carta stampata e francamente diventa assai difficile capire che tipo di soggetto sarà in grado di andare a edificare un certo tipo di intervento, e mi riferisco alla città della salute, così come non si comprende ancora bene nell'altro ambito che ci interessa di più al di là della città della salute, che è un aspetto diciamo sovracomunale, quello che più ci interessa a noi territorialmente come cittadini, cioè quando partirà la riqualificazione sostanziale delle aree FALC. Abbiamo sempre detto che la città della salute era solo una situazione di start-up, di là diciamo per far partire tutto, ma di oggi ho sentito solo un gran chiacchierare della città della salute, ma di tutto l'altro cronoprogramma che era dell'edificazione, della riqualificazione delle aree FALC, non abbiamo nessuna traccia. E questo mi fa molto, molto preoccupare, perché rischiamo di andare avanti a un ulteriore lunghissimo periodo di oblio di queste aree. E forse è quindi il caso di riqualificare e di rivedere le politiche che devono essere fatte su queste aree. Però vorrei evitare di arrivare a avere i casi Convenzione Vulcano, dove bellissime convenzioni, stupende, però dopo non mi può dire l'assessore Marini, rischiamo che se poi dopo, perché ho letto in un'intervista, dice perché non vogliamo adesso rivedere gli indici di edificabilità al ribasso ovviamente, o le eventuali premialità al ribasso in caso di decadenze. Ci non si può fare perché noi siamo stretti da un contratto, è vero, se lo rescindessimo il contratto in questo momento dovremmo pagare un sacco di danni e di risarcimento danni, vero, nessuno lo nega questo, però vorrei che anche gli altri cominciassero a pagare. La Convenzione Vulcano, la parte inadempiente non è mai stata il Comune, però quella convenzione chissà perché non è mai stata data esecuzione completa, è parziale, ci sono una serie di vizi. Quella convenzione è decaduta ampiamente e poi si è fatta ad esempio l'insediamento produttivo che sta nascendo, c'è rimasto il pezzettino del PI Trento e poi non si sa cosa succederà dell'area dietro il centro commerciale Vulcano, perché quell'area è ormai quella convenzione, diciamo, è prorogata perché è decaduta perché è stata trasformata in altro. Però nessuno ha chiesto di pagare dazio, seppure era scritto nelle clausole penali. Aggiungo e ricordo che le norme tecniche di attuazione, ci fu una discussione ampia sugli effetti sostanziali di quella norma di regolazione, adesso mi ricordo più l'articolo ultimo che era il principio di conservazione delle convenzioni in essere rispetto agli indici di edificabilità nuovi che venivano concessi agli ATS, che ovviamente erano maggiori rispetto a quelli che erano frutto della Convenzione Vulcano. E tra parentesi su quello poi non ho più seguito ultimamente, ma mi ricordo che inizialmente i soggetti attuatori della convenzione proprietari delle aree, i soggetti attuatori della convenzione Vulcano, impugnarono questa norma tecnica di raccordo delle norme tecniche di attuazione, se non ricordo male, rivendicando anch'essi di poter edificare secondo gli indici concessi sulle aree FALC, anche quelle aree FALC, però diciamo le aree FALC più note, quelle
oggetto della vero querela e del vero contendere. Ecco, questi sono i principi cardine che dovrebbero muovere comunque il prossimo ragionamento, al di là della natura, diciamo, tecnica politica o politica tecnica che uno dir si voglia in questo momento ha adottato e ha scelto di adottare l'amministrazione. Una profonda riflessione su questo, cioè come sfruttiamo questo momento di spazio temporale che ci consente la legge allora, per cosa? Per addivenire che cosa? A fare che cosa? A riproporre ancora un modello che non ci piace, con indici di edificazione che tutti quanti poi, anche se non ufficialmente, dicono che non vanno bene, che sappiamo che sono stati frutto di corruttela. Ecco, io credo che su questo vada aperto un profondo dibattito allora se l'amministrazione ha deciso di prendersi questo periodo di riflessione. E così come deve essere sfruttato, semmai, per portare a completamento tutto quell'iter per far partire concretamente tutta l'area Falck, in modo da dire al soggetto, amico bello, quello che è stato ce lo teniamo, perché non c'è nessuno, né tu che hai comprato le aree, né noi che siamo in questo momento l'amministrazione abbiamo responsabilità, ma ci metterei delle virgolette da tutte e due le parti, però sappi che se entro breve tempo non mi parti e non mi dai i primi interventi che quindi ti consentiranno poi di avere le ulteriori proroghe previste nella convenzione, succederà sulle tue aree esattamente questo, che io auspico sia quello di proporre una forte riduzione ovviamente dell'indice di edificabilità, di portarlo più a ragione secondo quel vecchio progetto, diciamo, e indice di edificabilità che vigeva, diciamo, ante PGT, cioè quello che c'era nel PRG, che era, diciamo, esattamente quasi la metà dell'indice di edificabilità di queste aree, che è sicuramente un indice di insediamento legittimo e sostenibile anche per la nostra città. Questa è, diciamo, la riflessione che affido a tutti per i prossimi mesi, che possa essere anche questo un motivo, diciamo, per poter sfruttare al meglio, ma che sia anche questa riflessione, non solo una questione tecnica di giunta, ma che una volta tanto possa diventare una condivisione veramente di tutte le rappresentanze politiche. Condivisione, che dico bene, non vuol dire che questo è quello che abbiamo deciso, lo condividiamo, se vi piace lo votate, se non lo piace votateci contro, ma condivisione per parte mia è quello di costruire insieme con differenti vedute e trovare un punto d'intesa proprio l'impianto della delibera, della proposta che si vuole portare in votazione all'Aula. Questa è la mia riflessione, grazie. Grazie al consigliere La Miranda, aspettiamo altri interventi. Ricordo che dopo la Giunta ha la facoltà di intervenire. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Il suo ragionamento, consigliere La Miranda, si basa su un presupposto che non esiste, cioè sul PI Falck è stata firmata una convenzione, c'è un piano adottato, non decade comunque. Quindi tutto quello che lei dice di usare come leva questo tempo di riflessione e di discussione, non c'è. Sta parlando di una cosa che non c'è. Quel PI è adottato, c'è una convenzione, è chiuso. Si può fare una variante al PI, ma quella discussione rispetto al PGT, perché stasera parliamo della proroga del PGT, poi se invece vogliamo aprire una discussione, come dire, omnicomprensiva sull'urbanistica, ritornando indietro, che fa sempre comodo, come dire, tornare indietro e citare cose del passato, va bene, ma non c'entra con questa delibera. Questa delibera è la proroga del PGT in modo che non decadano altri progetti, altri piani attuativi, non il PI Falck. Punto. Dopodiché mi viene da dire che a Monza, già che la diciamo tutta, si è fatto decadere il PGT perché è cambiata giunta, perché la giunta appena si è insediata a Scannagatti ha dovuto fare interventi tampone, perché lì era stato messo un assessore apposta per tutelare gli interessi e le proprietà della famiglia Berlusconi, e cosa dichiarata tra l'altro, cosa assolutamente, non è che me la sto inventando io. Quindi
Monza ha scelto di far decadere quel PGT probabilmente per intervenire su una serie di questioni, ma qui c'è una continuità rispetto alle scelte del PGT fatte. Dopodiché lei continua a ripetere questa vicenda delle volumetrie, se ne assume la responsabilità di dire questa cosa, perché le sentenze dicono una cosa diversa, lei è un avvocato, è inutile che glielo spieghi a lei, dicono una cosa diversa. Nessuno ha provato che le volumetrie si sono modificate, anche il famoso 1.300.000 metri quadri che si va ripetendo non esiste. Non esiste, perché lei sta parlando e sta sommando le pere con le mele. Va bene, libero di farlo, nella polemica politica ci sta, ma le volumetrie approvate, come dire, quelle di legge sono 960.000, poi ci sono gli standard, ci sono altre cose, ma quelle sono in proporzione a qualsiasi intervento. Comunque, ha scelto di fare questo intervento, non se ne capisce la ragione, perché ha parlato di una cosa che non c'entra rispetto alla proroga del PGT, credo che poi l'assessore darà spiegazione, ma come dire, non c'entra. Dopodiché è chiaro e evidente che l'operazione della Città della Ricerca della Salute ha, come dire, sarà lo starter di un'operazione. Non c'è lo starter? Beh, consigliera Miranda, mi sembra che in questo momento, come dire, sotto gli occhi di tutti c'è una classe dirigente lombarda in toto, non ho nessun problema, però, come dire, chi governa la Regione Lombardia e chi ha governato la Regione Lombardia è qualcuno di ben preciso, come dire, sotto indagine e sotto inchiesta per una serie di ragioni. Per cui, poi, fa sempre comodo e sempre utile poter rimescolare le carte e venire a fare un intervento per tirare in ballo tutto, ma oggi noi stiamo facendo un'altra operazione. Grazie al consigliere Rivolta. Se non ci sono interventi, darei la parola all'assessore Marini. Prego, assessore Marini. Grazie, Presidente. Tre questioni che forse vale la pena precisare. La proroga dura 3 mesi, no? Da ottobre a dicembre. Regione Lombardia ha introdotto nel 2012 questa possibilità di prorogare i documenti di piano approvati prima del 2009, perché ha programmato una modifica della legge 12. Non so se Regione Lombardia, il Consiglio regionale arriverà a modificarla entro il 31 dicembre, ma questa proroga straordinaria di questi piani è motivata da questo. Sulla questione di Monza non mi soffermo oltremodo. Monza, la nuova amministrazione ha subito fatto un intervento di modifica del documento di piano e di approvazione del documento di inquadramento subito, i primissimi mesi, e adesso si accinge, ha messo in campo una modifica sostanziale di tutto il PGT. Cosa vuol dire? La consigliera prima ha specificato precisamente che cosa vuol dire quando decade il documento di piano. Decadono quelle previsioni che non sono vincolanti. Che non sono vincolanti già adesso, no? E cioè quelle che non hanno un piano attuativo già approvato o adottato. Le tre aree più grosse, il PIFALC, Vulcano e Marelli, hanno tutte e tre un piano attuativo adottato, il che significa che il PIFALC e Marelli hanno una durata, se contiamo che sono state adottate circa un anno fa, di 9 anni. Il PPR Vulcano invece ha una durata minore perché è stato prorogato dal decreto del fare che ha
e cioè da un intervento statale che ha prorogato di 3 anni qualsiasi piano attuativo ed opera. Che cosa rimane fuori? Che cosa decade? Alcuni piccoli interventi, la porta sud, la porta nord, un intervento vicino a Cascinagatti, ad esempio, sul quale non vi è stato fino adesso nessun interesse e piano attuativo approvato. Ecco, solo questa precisazione. Poi evidentemente la modifica del documento del piano e degli altri due strumenti alla luce delle modifiche istituzionali che stanno per intervenire sarà il momento per un ripensamento generale della strategia di crescita della città, fermo rimanendo che i piani attuativi approvati per essere modificati devono essere modificati contestualmente, cioè con l'accordo, una volta che la convenzione è sottoscritta, con l'accordo di tutte le parti. Mi limito a questa precisazione, grazie Presidente. Grazie all'assessore Marino, grazie a lei. Quindi andiamo con la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi. La consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Il nostro voto è favorevole ritenendo valide le argomentazioni proposte per la proroga. Grazie. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetto. Grazie. Favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Grazie. Medice, siamo favorevoli. Grazie. Grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci. Grazie, no, io mi astengo, ma devo dire che non ho capito molto, perché una proroga di 2 mesi non cambia nulla, cioè nel senso che comunque decadrà questo piano, perché ha detto l'assessore Marini che ci vorrà circa 1 anno per risistemarlo, per adottarne uno nuovo, quindi faccio fatica a capire che interesse avevamo di fare una proroga di 2 mesi, perché comunque senza aver neanche cominciato il lavoro di riapprovazione, cioè mi sembra tutto molto fumoso, però sono d'accordo con col consigliere Rivolta quando dice certo qui in Lombardia c'è, dal punto di vista dell'urbanistica, c'è un accordo in cui tutti sono dentro e mi sembra che le ultime vicende dimostrino esattamente questo. Non ho capito cosa stiamo aspettando, la città della salute come Expo è legata naturalmente a questi accordi in cui cui c'è dentro, come abbiamo visto, sia la parte che viene dal PD, sia la parte che viene, forse tale, diciamo, soprattutto la parte della compagnia delle opere, in un accordo felice che secondo me è soprattutto sulla testa dei cittadini e che è quello che, devo dire, come credo che tutti sappiano, che mi ha convinto da tempo ad andarmene da quella che era la mia parte, no? Perché ci sono accordi che secondo me non sono sostenibili se non con trasparenza, e qui quello che manca totalmente, che continua a mancare, è la trasparenza delle cose, compresi nei progetti che noi vediamo e di cui siamo forse noi se stessi più vittime di altri. Credo che questo sia un segnale molto grave della nostra realtà politica, di cui questo atto di stasera direi che è puramente formale. Nel senso che comunque decadrà, cioè sarà riproposto sostanzialmente analogo, perché tanto tutti abbiamo imparato, io perlomeno è la cosa che ho imparato con maggiore certezza, che non c'è nulla di più modificabile con un accordo politico che un piano scritto per tutta la città. Perché uno fa un piano delle regole, no? Questo si chiama il piano delle regole, il piano di qui, il piano di là, poi si fa una variante, si fa un PI e tutto cambia. Quindi però continuiamo a creare questi strumenti teorici che saranno pure fatti bene, interessanti o altro, ma che in realtà sono poi preda di tutte le decisioni politiche.
faccio fatica a capire il perché della scelta di stasera, però evidentemente ci sarà un motivo legato, non so, alle solite idee dell'urbanistica a se stese, perché appunto decadrà comunque. Qual è il motivo per cui lo dobbiamo far arrivare al 31 dicembre? Forse perché così lo bruciamo insieme all'anno vecchio, va bene, bruciamo insieme all'anno vecchio invece che al 31 ottobre insieme con le castagne. Però ecco, di fatto non cambia, perché non abbiamo neanche cominciato a elaborare quello nuovo. Siccome sarà molto più lungo l'attuazione, i 2 mesi non cambiano nulla. Nessuno ci ha detto nella realtà il perché è stato fatto, vabbè, pazienza, cioè adottare, facciamo questa proroga ed è tutto, come dire, insignificante dal punto di vista della realtà, ma evidentemente a qualcuno interessava per motivi che faccio fatica a capire. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, ci asteniamo. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Astenuto. Verso sesto, consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Astenuti. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Però siete originali. È ovvio che questa era una delibera tecnica. La Regione Lombardia si è accorta innanzitutto che ci sono un sacco di comuni che non hanno ancora fatto neanche il PGT, intanto. In secondo luogo che devono rifare la legge regionale che norma il PGT per una serie di ragioni. E quindi fa una proroga, dà la possibilità di fare una proroga e mette a disposizione uno strumento, che è uno strumento tecnico. E quindi noi non c'è nessun, come dire, sottopensiero, nessuna idea strampalata dell'urbanistica a se stese. Ci saranno un sacco di comuni che usufruiranno, quelli che hanno cominciato a fare, che hanno fatto il PGT, di questa possibilità. Poi, se vogliamo, possiamo criticare l'idea che in questo paese c'è sempre una proroga e che Regione Lombardia evidentemente ha cominciato con una proroga di questo tipo, quando si renderà conto che non aveva tempo sufficiente per concludere la legge, probabilmente farà un'altra proroga. Ma scusate, noi dovremmo cominciare a ridiscutere il documento di piano sulla base di una legge che sappiamo che non sarà più in vigore? Adesso si può dire tutto. Tutte le cose più strampalate della terra, però, come dire, per gusto della polemica, della discussione, forse boh, chissà per quale ragione, ma se c'è una proroga e se Regione Lombardia ha deciso di, come dire, fornire una proroga, una ragione c'è. Poi non basterà, non sarà sufficiente, scusate, ma cosa facciamo? Ribadisco, rivediamo il documento di piano, è il documento di piano che decade, non il piano delle regole, così, in assenza di una legge, così che quando poi sarà completata la legge dobbiamo rivedere la cosa? Adesso, va bene, si può sempre essere, come dire, polemici all'attacco dell'amministrazione comunale, ci si può contraddire in tutti i modi, perché il presupposto di partenza era non votate questa proroga perché questa è l'occasione per ridiscutere il PI Falc. Scoperto che non è l'occasione per discutere il PI Falc, allora si dice che è una, come dire, una roba tecnica che non richiedeva neanche tutta questa discussione, come se la discussione l'avessimo aperta noi. La discussione era aperta il consigliere La Miranda, aprendo, come dire, una discussione polemica partendo da un presupposto inesistente, sbagliato, che questa poteva essere una leva per ridiscutere del PI Falc. E poi ci si astiene perché non si capisce. Pace, voglio dire. E tutti dietro ad astenersi, perché caspita, è quello che parla bene e quindi ci si va dietro. Forse con un po' di buon senso, se è una norma tecnica, se è una proroga che la Regione Lombardia offre in occasione di un altro fatto, in occasione di, come dire, di una possibilità di ridiscutere, perché la Regione Lombardia arriverà sicuramente a dare un'altra proroga, perché in questo paese non si nega nessuno una proroga. Quindi il voto del Partito Democratico è... Perché? Perché parla? No, consigliere Rivolta, mi scusi. È la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto e quindi è libera anche dall'altra parte, quindi lei non deve criticare la dichiarazione di voto che ha fatto. Guardi Presidente, io uso il mio tempo, come dice molto spesso la consigliera Landucci, per dire quello che voglio dire.
mi appello alla consigliera Landucci, ognuno usa il suo tempo, sto parlando della discussione, è una dichiarazione di voto sulla discussione che abbiamo fatto, di cosa devo parlare se non della discussione che abbiamo fatto. Comunque, il gruppo del Partito Democratico vota a favore della proroga. Grazie. Quindi mettiamo in votazione la delibera indicata al primo punto dell'ordine del giorno. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 17. Il Consiglio approva. Procediamo con le mozioni indicate all'ordine del giorno, con la mozione numero 1 e la numero 16, che hanno lo stesso argomento. La numero 1 presentata dalla consigliera Franciosi, relativa all'adesione del servizio gratuito decoro urbano. Prego, e poi illustrerà la mozione presentata dal consigliere Gianvecchia, che è simile. Prego. Allora, mi ha anticipato, avrei detto anch'io la stessa cosa, volevo appunto confermare quanto discusso all'ultima capigruppo rispetto a questa mozione, di fare la discussione congiunta con la mozione numero 16 del consigliere Gianvecchio, anche se esattamente non dicono la stessa cosa, perché la nostra mozione entra più nel dettaglio e propone proprio una soluzione e dà un nome e un cognome ad un'applicazione da smartphone, però poi la lascio discutere al consigliere Gianvecchio, la sua è più generale. Allora, la mozione all'ordine del giorno appunto riguarda l'adesione da parte del nostro comune al servizio gratuito che si chiama Decoro Urbano. Nel testo della mozione riportiamo anche il sito internet che chi è dotato di computer magari ha voglia di andare a vedere, spiega esattamente in che cosa consiste. In pratica consiste nel poter segnalare in tempo reale all'amministrazione quei disservizi che un cittadino comune vede nel proprio comune. Di fatto si tratta di scaricare sul proprio smartphone l'applicazione, fare una fotografia, caricare questa fotografia sul server di Decoro Urbano. Ovviamente il comune in questione deve associarsi, ma l'associazione è puramente gratuita, cioè non è previsto il pagamento di alcun genere. E il comune riesce, sempre appunto riferendosi al server di Decoro Urbano, a vedere in tempo reale quali sono le segnalazioni. La cosa interessante, secondo me, di questo sito e di questa applicazione è che è possibile suddividere le varie segnalazioni per tipologia, ad esempio i rifiuti, piuttosto che sporco, piuttosto che ad esempio mi viene in mente un giardinetto che ha bisogno di essere risistemato, cioè ci sono le diverse tipologie e ogni utente può comunicare direttamente queste segnalazioni appunto al comune. L'altra cosa, secondo me altrettanto interessante, è che le segnalazioni hanno un timer di fianco, nel senso che è previsto che chi si collega al sito senza aver necessariamente fatto la segnalazione può vedere le segnalazioni sul territorio, da quanto tempo sono pendenti o quando sono state risolte, oppure se ad esempio la manutenzione di un manto stradale sta subendo delle revisioni a tappe. In realtà questo servizio, secondo me, troverebbe terreno fertile all'interno della nostra città, perché
su Facebook, visto che si parla ormai di applicazioni e di social network tutti i giorni, su Facebook si sono creati diversi gruppi, Sesto, Chi vive a Sesto, insomma adesso non me li ricordo tutti a memoria, dove le persone spontaneamente segnalano di servizi generici. Mi viene in mente lo scorso inverno era stato segnalato una buca nel manto stradale sotto il ponte per andare verso il Campari e poi di lì a poco tempo è stato risolto. Mi sembra questo sia un metodo per invitare i cittadini a partecipare di più alla gestione del bene comune, sia anche per permettere agli uffici comunali di entrare direttamente in contatto con realtà della città che magari non sono direttamente sotto gli sguardi di tutti. Visto che questa mozione in realtà pensavo di discuterla allo scorso Consiglio Comunale, io ho lasciato due moduli al segretario generale che sono poi i due moduli, suppongo che vanno compilati da parte degli uffici per associarsi a Decoro Urbano. Quello era l'unico dubbio che io avevo e infatti per quello glieli ho sottoposti, perché ho pensato magari c'è una qualche clausola all'interno di questi moduli che non ci permette di poter aderire. Per il resto non sono, io ho guardato oggi il sito, non sono tantissimi i comuni che hanno aderito a questo servizio, però so che ci sono altri comuni che hanno sviluppato altre applicazioni simili che possono essere eventualmente copiati. Il fatto è, abbiamo già il pacchetto pronto, si tratta solo di capire con i sistemi, con l'ufficio in sistemi informatici come poterlo sfruttare. Grazie. Grazie. Adesso la parola al consigliere Gianvecchio per illustrare la mozione da lui presentata. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io praticamente mi riallaccio a quello che ha detto la consigliera Franciosa, però la mia mozione era un po' leggermente diversa nella sostanza, in quanto praticamente prevedeva un servizio installato su delle applicazioni fatte su smartphone, su telefonini che il 65% della popolazione, 55% della popolazione ormai ha, e praticamente che veniva incontro all'esigenza dell'amministrazione e anche del cittadino per una segnalazione immediata di quelli che potevano essere i disservizi o come ha detto la signora Franciosi, praticamente delle segnalazioni di decoro urbano, oppure quello che io prevedevo e comunque ho visto che anche in altri comuni è stato adottato, una serie di servizi più ampi che andavano dalla segnalazione delle barriere architettoniche, dalla rimozione dei veicoli in tempo reale, dal contatto con la polizia locale, dalla segnalazione fotografica immediata all'amministrazione comunale e non solo, anche quello che poteva essere un'agenda per appuntamenti con gli uffici e avere anche in modo in tempo reale la situazione degli sportelli anagrafici, quanta gente c'era in coda. Ecco, questo è uno studio che praticamente è preso da altri comuni che hanno già adottato e è logico che poi dopo l'applicazione più l'ampliamo e più ha un costo, perché l'applicazione in se stessa magari ha un costo relativo, poi dopo alla fine ampliandola e mettendoci tante voci dentro certo ci vuole uno studio appropriato all'interno. Quindi pertanto mi riallaccio, comunque sono d'accordo con la consigliera Franciosi, che comunque questo deve essere un servizio che va a vantaggio dei cittadini e comunque deve trovare riscontro all'amministrazione comunale. Ecco, io dico sempre, riprendo sempre una frase del sindaco della città amica, ecco, questa è la città amica, essere in simbiosi per portare avanti e risolvere le problematiche all'interno dell'amministrazione. Grazie. Grazie. Apriamo il dibattito su chi vuole intervenire su entrambe le mozioni. Quindi prego i consiglieri di chiedere la parola. Chiesto la parola il consigliere Tremolata. Prego. Grazie.
Allora, premesso che sono d'accordo su questo tipo di servizio che, come diceva il consigliere Gianvecchio, appunto deve essere un servizio al cittadino, deve migliorare l'efficienza dell'amministrazione pubblica nel dare un servizio al cittadino. Quindi sicuramente tutte e due le mozioni sono condivisibili nel principio. C'è però una nota che mi lascia un po' perplesso nella mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, che è proprio quella di fare nome e cognome di un'applicazione. Cosa portata come pregio della mozione da chi l'ha presentata, ma secondo me non è corretto legarsi a un'applicazione, cioè non è corretto che noi impegniamo l'amministrazione comunale ad adottare esattamente questa applicazione. Io ho letto sulla rivista dell'ANCI, che penso arrivi a tutti voi, di aprile, c'è uno studio proprio sul mondo delle app, ve lo leggo, fa un'introduzione e poi dice: intanto il mondo delle app ha conquistato anche la pubblica amministrazione, visto che anche molti comuni hanno deciso di mettere le nuove tecnologie al servizio dei cittadini. A questo proposito, Forum PA, società specializzata in relazioni pubbliche e comunicazioni istituzionali, ha realizzato un catalogo delle app usate appunto dalle amministrazioni pubbliche, che ad oggi ne contiene circa 200, in cui ciascuno può inserire la propria applicazione. La maggior parte delle app puntano a favorire il dialogo tra cittadini e amministrazione, riguardano infatti la promozione del territorio, facilitano l'accesso alle informazioni, migliorano la trasparenza degli enti. E poi fa un po' di esempi: Regione Lombardia, il Comune di Basiglio, il Comune di Cinisello Balsamo, il Comune di Lodi, il Comune di Como, ciascuno con la sua applicazione. Per esempio, l'ultima, quella del Comune di Como, servizio di segnalazione in città, consente di segnalare situazioni di degrado, come la presenza di buche, atti di vandalismo, incuria, segnaletica inadeguata. Il cittadino potrà scattare una foto e inviare la propria segnalazione, che attraverso il GPS arriverà all'ufficio competente, eccetera, eccetera. E mi sembra proprio la descrizione di quello che vogliamo implementare qua. Quindi se ci sono 200 applicazioni che lavorano esattamente come noi pensiamo che debba lavorare un ente pubblico moderno in grado di dare un servizio di avanguardia ai cittadini, io non sono d'accordo, perché non so come funziona, non so se questa qua è quella che è più adatta per il nostro ente pubblico, se ce n'è un'altra già in commercio o già gratuita, oppure se è meglio che il nostro ente ne faccia una per proprio conto. Questo per evitare che noi si faccia un'ottima figura qua questa sera, ma poi all'atto pratico questa applicazione non porti il vantaggio che speriamo per i cittadini. Quindi impegnerei l'amministrazione a dotarsi di un'app, la descriviamo meglio, ma non metterei esattamente il nome di quale scegliere questa sera. Grazie. Grazie. Consigliere Tremolato ha chiesto la parola, il consigliere Romaniello, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente, io mi accodo a quello che ha appena detto Tremolato. Sostanzialmente la politica deve intervenire per definire quelli che sono, diciamo così, le linee guida e i principi. Andare poi troppo nel dettaglio tecnico significa sostituirsi al lavoro che devono fare altri. Va bene che, voglio dire, noi abbiamo l'ufficio dell'URP ed è giusto che tutto ciò che passi transiti tramite l'URP sia tracciato e tutti ne abbiano evidenza. Tra l'altro, per quello che riguarda la mia personale esperienza, ma anche di altri che fanno riferimento all'URP, devo dire che le risposte, quando riescono a darle, sono abbastanza veloci ed esaustive. Non sempre poi sono nella condizione di poter lavorare al meglio, anche perché poi molte volte si trovano, non avendo a disposizione un sistema automatizzato, di poter vedere in tempo reale quello che è diciamo, il cambiamento di stato della segnalazione, quindi a fronte di una segnalazione che magari viene risolta, devono comunque chiamare gli uffici per avere un ritorno. Quindi va bene l'introduzione di strumenti che possano semplificare il lavoro degli operatori che si trovano poi a interagire con il pubblico ricevendo, diciamo così, le varie segnalazioni. Va bene anche aprire a più canali che voglio dire possono essere appunto quelli che la tecnologia ci mette a disposizione. Non sarei così verticale nell'andare a indicare la soluzione precisa, per quanto possa essere bella, carina sicuramente. Lascerei questo compito ai tecnici o comunque a chi poi di fatto si deve trovare a lavorare, ad operare nelle situazioni in cui andremo poi a indicare, insomma. Sì.
Quindi favorevole sicuramente in linea di principio con una maggiore tracciabilità e governabilità delle segnalazioni, perché poi serve anche per gli uffici stessi, perché appunto, come dicevo prima, molte volte le cose vengono risolte ma non si ha evidenza. Serve all'amministrazione comunale per capire qual è l'orientamento delle segnalazioni, anche per capire dove complessivamente siamo deficitari, quindi a stilare una sorta di classifica per capire qual è la sensibilità anche dei cittadini se stessi verso un certo tipo di problematiche, qual è la capacità dell'amministrazione di risolvere un certo tipo di problematiche. Quindi serve anche sostanzialmente a creare quelli che sono i report che consentono poi a chi deve prendere delle decisioni ad orientare, diciamo così, quella che potrebbe essere il percorso della macchina comunale. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, due velocissimi chiarimenti. È vero, dare il nome e cognome vuol dire impegnare l'amministrazione nei confronti di una determinata app. Il punto qual è? E la differenza sostanziale, secondo me, qual è? È che Decoro Urbano funziona, è gratuito. E il comune di Sesto San Giovanni a partire da domani può farla funzionare. Mentre costruire un'applicazione specifica per il comune di Sesto San Giovanni può costare, in termini, non dico di soldi, ma in termini di tempo può costare un po' di più. E questa è l'unica ragione per la quale noi abbiamo proposto un pacchetto completo. Semplicemente perché il sistema c'è già, è open source, è gratuito, è nella direzione verso la quale dovrebbe andare la pubblica amministrazione, cioè quella di dotarsi di sistemi gratuiti, appunto open source, per cui questa è l'unica ragione per la quale secondo noi era importante. Poi se vogliamo sviluppare un progetto migliore si può anche dire iniziamo a lavorare su questo che è gratuito, magari poi ci rendiamo conto che non funziona. Magari ci rendiamo conto che ci siamo associati ad un sistema, ma nessuno lo guarda, nessuno lo usa, a maggior ragione sarebbe inutile investire tempo, denaro e lavoro dei tecnici comunali per sviluppare un'applicazione specifica comunale che poi magari non viene utilizzata. Questo era l'unico chiarimento. Grazie. Grazie alla consigliera Io Franciosi. Ha chiesto la parola la consigliera Io, prego. Grazie Presidente, guardando tutte e due le mozioni credo che ci siano dei criteri di positività in entrambe, anche se facendomela spiegare un po' dalla consigliera che l'ha proposta, quella del Movimento 5 Stelle mi sembra più centrata su quello che sono le problematiche sono legate al decoro urbano e che mi sembra che in questo momento siano quelle che alzano molto il grado di sensibilità dei nostri cittadini. L'altra è più ad ampio spettro, cioè va a toccare anche tanti punti che magari avendo una popolazione di gente anche anziana può permettersi anche di mettersi in fila all'ufficio anagrafe, ma per esempio per me che lavoro sarebbe interessante capire quanta gente c'è in fila per decidere se andarci oggi o domani. Io penso che potrebbero essere prese in considerazione entrambe, con la peculiarità che una può essere fatta da subito, tanto più che stiamo anche vedendo il bando per l'igiene urbana, quindi potrebbe essere un modo anche, fermo restando le segnalazioni che vengono fatte all'URP, che risponde in maniera abbastanza veloce e abbastanza significativa, però questo potrebbe essere un modo per sveltire notevolmente il lavoro. E poi sviluppare l'idea diverso sesto, aggiungendoci tutte quelle peculiarità che loro hanno sottolineato nella mozione, che potrebbero essere di ulteriore aiuto. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Grazie. Ecco. Presidente. Beh, effettivamente esaminando la presentazione di tutte e due le mozioni, credo che effettivamente la via sia poi
le due vie siano convergenti, cioè c'è la necessità di dotarsi di uno strumento interattivo per cui i cittadini possono direttamente segnalare quelli che sono i disagi, o più in maniera un po' più ampia, come spiegava il consigliere Gianvecchio, avere la contezza di quanto sono lunghe le file agli sportelli, quanto, insomma, una cosa un po' più ampia. Però è vero effettivamente, come diceva la consigliera Franciosi, che adottando quella del decorourbano.org, effettivamente da domani si ha subito un pacchetto completo pronto. Però è anche vero che forse portare allo studio, magari con commissione, magari allo studio di tutto il Consiglio, un'applicazione un po' più ampia per un futuro potrebbe essere la via giusta. Quindi io credo che entrambe le mozioni siano valide ed entrambe le mozioni meriterebbero di essere approvate. Per quanto ci riguarda sarà così. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, no, molto velocemente, anche perché le cose che volevo dire poi sono state dette un po' da tutti. Sì, io trovo interessanti le due proposte, già all'inizio mi piaceva molto anche questa di decoro urbano, poi se gli uffici hanno la necessità di guardare se ci sono altre proposte, mi sembra anche un po' diversa da un'applicazione con smartphone e la possibilità di interagire anche col computer. Se gli uffici, dicevo, hanno l'esigenza di vedere se il mercato o se ci sono altre realtà, sicuramente credo che debbano e possano farlo. Io sono abbastanza d'accordo con quanto ha detto sia la consigliera Iosa che il consigliere De Noia, cioè partiamo con questo, sperimentiamolo, e però andiamo avanti appunto in modo da affinare sempre di più anche con quanto proposto dal consigliere Gianvecchio. Quindi io sarei d'accordo veramente a provarle tutte e due. Ritengo che questa cosa non sia solo un problema di segnalazione, sia una possibilità educativa anche verso chi, i cittadini eccetera, che si sentano partecipi, attenti, e magari se ti segnalano una serie di cose, la volta che poi sono lì con le patatine del figlio che a volte le vedi buttare per terra, per fare un esempio molto banale, però ci pensano, è la possibilità di interagire, sentire le esigenze, capire anche qual è la cosa che più allarma, che più dà fastidio, che più viene rilevata, e nello stesso tempo c'è un convergere per il bene generale della città. È un dialogo che mi sembra interessante tra cittadini e amministrazione. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Ha chiesto la parola il consigliere Nosso. Ne ha facoltà, prego. Sì, grazie. No, dunque, io come ho detto la volta precedente avevo presentato qualcosa di analogo, poi per correttezza l'avevo tolta per non far sì di duplicare o come dire, presentare mozioni che più o meno avevano lo stesso scopo, che mi sembra di intuire sia quello di creare un fil rouge tra il cittadino e l'amministrazione il più veloce possibile, dove le segnalazioni dimostrano come il tempo, la presa in carico e che l'obiettivo e la risoluzione siano, come si usa dire in termine tecnico, un work in progress continuo, ossia il fatto che da quando il cittadino fa la segnalazione di un certo tipo di problema, di un'esigenza, che può essere una buca, può essere il verde, può essere qualsiasi cosa, vede la tracciabilità del suo problema, quindi la tracciabilità della sua segnalazione. Lo trovo molto bello nei confronti del cittadino, che non è solo una persona che viene, tra virgolette, tassata, ma è anche una persona, tra virgolette, che viene, come dire, usata a fin di bene per uno scopo, che in questo caso è porre dei problemi affinché qualcuno, adetto a questo, ne trovi le soluzioni. Le trovi in un certo tempo e con certe responsabilità anche, perché a volte non si sa a chi è in carico il problema, e quindi invece così c'è, come dire, una filiera, e quindi si vede una tracciabilità di tutto quanto garantito. Anche perché, leggendo la programmazione dei 5 anni del programma del sindaco, che abbiamo votato felicemente in questo consiglio, vi è un certo punto dove si dice: partecipazione per comprendere bisogni e desideri, partecipazione per coinvolgere e suscitare responsabilità civica, sia nell'indispensabile scelta delle priorità di intervento, che a questo punto sono ineludibili, viste le finanze, sia per suscitare impegno ed azione diretta dei cittadini. Quindi, secondo me,
quello che si sposa meglio con questa frase scritta nel programma di mandato lo vedo in questo progetto che è decoro urbano. È vero, ha un nome, si chiama decoro urbano. È anche vero che la mozione è stata presentata un anno fa e quindi le app in un anno hanno fatto passi da gigante e quindi è chiaro che sono, tra virgolette, moltiplicate in maniera esponenziale. È anche vero che comunque un'app che riguarda come si prende il taxi a Milano non è stata chiamata app Pippo, app Pluto, ma ha preso un'app dal nome di chi l'ha fatta, perché è un'app, diciamo, fatta in un certo modo e quindi è, come dire, sostanziale ed è equivalente per tantissime persone o tantissimi comuni che la vogliono applicare. Vedo in questo un progetto economico, lo vedo veloce perché è attuabile da subito. Nulla vieta di fare qualcosa di diverso, sapendo che comunque risorse umane che implementano, fanno, sono sempre costi. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Nel frattempo, il consigliere Franciosi può confermare la... Può dirlo al microfono, grazie. Sì, discutendo, insomma, mi è stata proposta una modifica, la vedo nell'ottica dei discorsi appena fatti, nel senso di non eventualmente fossilizzarsi su. L'importante, allora, quello che secondo me è importante è lo strumento, poi come si chiama non è importante. L'importante è adottare lo strumento. Di conseguenza, nella mozione mi viene proposto al punto 1, si propone l'adozione del servizio gratuito online tipo decoro urbano, il che direi che apre a scenari vari ed eventuali che prevedono eventualmente l'utilizzo di questo e lo sviluppo con tutti ovviamente i suggerimenti, gli ottimi suggerimenti della mozione del consigliere Gianvecchio, di cui appunto abbiamo appena finito di discutere. Grazie. Va bene, grazie. Allora direi di passare brevemente con la dichiarazione di voto su entrambe le mozioni, iniziando dal gruppo Giovani Sestesi, consigliere Franciosi. Aiosa, prego. Grazie Presidente. Ma il nostro voto, ma le votiamo tutte e due direttamente? Ok, adesso 5 Stelle? Ok, ma il nostro voto è sicuramente favorevole. Vado? Il nostro voto è sicuramente favorevole. Mi fa sorridere solo una cosa. Questa storia qua dei nomi è veramente... Cioè, io capisco che a livello politico ci siano delle cose da sostenere o da non sostenere, però io ho sempre pensato che avessimo uno spessore leggermente superiore da dire tipo decoro urbano, però pazienza. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, saremmo stati favorevoli anche prima con questa modifica a maggior ragione. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, noi eravamo favorevoli e siamo tuttora favorevoli. Grazie. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Favorevole. Popolo della... non c'è, consigliere La Miranda, andiamo avanti. Gruppo Verso Sesto. Ci sono io. Ah, scusi, Di Stefano. Va bene, va bene. Va bene. Consigliere Di Stefano, prego. No, favorevole. Consigliere De Noia. Grazie Presidente, come già detto il nostro voto sarà favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, direi che le mozioni anche con la modifica portata sono sicuramente un'opportunità per la nostra comunità ed è la prova che comunque le mozioni sono importanti portarle nel dibattito consigliare perché portano delle proposte e possono portare dei suggerimenti per la Giunta. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Partito Democratico, al consigliere Antonioli. Grazie signor Presidente, favorevoli. Sì. Noi abbiamo proprio l'occasione giusta per stasera, che c'era una delibera, quindi giustamente abbiamo pensato di trattare le mozioni.
con la complicità di tutti i consiglieri, sia della minoranza che della maggioranza. Allora, adesso mettiamo in votazione la mozione numero 1 presentata dalla consigliera Franciosi. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il Consiglio approva. Va bene, passiamo all'altra votazione, la mozione presentata dal consigliere Gianvecchia, la numero 16. Prego la regia di iniziare l'altra votazione, diamo tempo alla regia. Aspetta, Regia, ci siamo? No, allora, prima visto che perdiamo, se c'è qualche consigliere, qualche gruppo che vuole fare una dichiarazione di voto sulla seconda, ma non credo perché. Consigliere Tremolato, vuole intervenire? No, visto che sono simile, quindi ho pensato di fare una dichiarazione, con due votazioni separate naturalmente. Grazie. Votiamo la numero 16 presentata dal consigliere Gianvecchio. Inizio votazione, grazie. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24, il Consiglio approva. Va bene. Passiamo alla seconda mozione presentata sempre dalla consigliera Franciosi, relativa all'adesione alla proposta di legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero. La parola alla consigliera Franciosi per illustrarla. Grazie. Grazie Presidente. Allora, quando è stata protocollata questa mozione, che è il maggio dell'anno scorso, eravamo in piena raccolta firme per questa legge di iniziativa, la legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero, di cui in diverse occasioni abbiamo anche avuto modo di discutere, sia in consiglio che in commissione, non tanto della legge quanto proprio della strategia Rifiuti Zero. Ovviamente questa mozione prevedeva che il Comune, qualora venisse approvata la mozione, aderisse ufficialmente alla raccolta firme. Per fortuna la raccolta firme è terminata e la proposta di legge è stata presentata a ottobre dell'anno scorso. Il comitato promotore ha consegnato tutta la documentazione alla Presidente Boldrini, per cui adesso la proposta di legge non si sa in realtà bene quando, però prima o poi verrà anche discussa, speriamo, dal nostro Parlamento. Detto questo, la mozione in sé sarebbe svuotata del presupposto di partenza, però quello che secondo me è importante, che chiederei di in qualche maniera mantenere, sono i punti 3, 4 e 5 di questa mozione, che sostanzialmente prevedono lo sviluppo di un percorso Rifiuti Zero sia di tipo didattico che anche comunicativo, e l'istituzione di un osservatorio Rifiuti Zero nel nostro comune, visto che però in commissione, adesso era il 6 maggio, quindi circa un mese fa, abbiamo fatto la prima seduta dove abbiamo brevemente discusso di Rifiuti Zero, con l'accordo con la Presidente della Commissione 2. C'è l'intenzione di iniziare un percorso conoscitivo di questo tipo di strategia per capire come e quanto possa essere poi applicato alla nostra realtà. Quello che io chiedo,
vi chiedo appunto di condividere con me questa proposta, è di fare come abbiamo fatto per la mozione sui biglietti ATM del consigliere Gianvecchio, di congelare questa mozione fino a che in commissione, il percorso non sarà concluso. L'idea che mi aveva proposto la consigliera Pennasi era eventualmente di riscrivere insieme questa mozione e poi di ripresentarla in consiglio comunale e di discuterla in consiglio comunale. Quindi questa non è una richiesta, cioè non sto chiedendo di ritirare, ma semplicemente di posticipare la discussione di questa mozione, visto che il percorso è partito in commissione. Grazie. Se qualcuno vuole fare qualche dichiarazione in merito, quindi prendiamo la consigliera Pennasi, prego. Sì, no, immagino non ci sia la discussione adesso, però volevo confermare quello che stava dicendo la consigliera Franciosi, nel senso che ovviamente l'argomento è molto interessante e ci ha molto incuriosito, quindi però va compreso meglio e approfondito il tema. Quindi al di là della parte che riguardava la raccolta di firme, la richiesta era di poter tenere sospesa questa, in modo tale che in commissione abbiamo fatto un unico incontro per ora e molte le domande, soprattutto su come poi nella sostanza, cioè il primo incontro è stata una panoramica per capire di cosa stiamo parlando, per me è molto utile, magari per qualcuno era già più a conoscenza dei temi, ma per esempio io ho trovato utile la panoramica. Poi molti consiglieri hanno fatto le domande per capire come applicare, se procedere, alcune cose, soprattutto in termini di sostenibilità economica, per esempio, che è sempre un tema ovviamente da tenere presente. E quindi si era già immaginato di fare un secondo passaggio cercando di avere anche delle testimonianze di chi già lo sta attuando in comuni anche magari con delle dimensioni o comunque in contesti con delle dimensioni simili alle nostre per capire come funziona. Quindi io confermo la disponibilità, anzi l'interesse, a convocare nuovamente la commissione nella data che concorderemo con degli esperti, come abbiamo fatto l'altra volta, esterni, con delle audizioni esterne, in modo tale da avere le idee più chiare e poi arrivare, se ci saranno le condizioni, a condividere anche una proposta da riportare all'attenzione del Consiglio. Grazie. Va bene, allora se non ci sono altri interventi direi che questa mozione viene posticipata alla data da stabilire, dopo il passaggio. Ah, scusi, prego, consigliere De Noi. Grazie Presidente, no, volevo confermare la nostra disponibilità del gruppo verso Sesto, vista la validità del percorso fatto anche con altre mozioni, dell'approfondimento in commissione, quindi condividiamo quanto detto dalla consigliera Franciosi e dalla consigliera Pennasi. Va bene, grazie, allora andiamo oltre, questa qui no, viene rimandata, prima fa il passaggio della commissione e poi la tratteremo in consiglio, primo consiglio utile sulle mozioni. Passiamo alla numero 3, anche qui ci sono due mozioni, la numero 3 presentata dal gruppo Sesto nel Cuore e la numero 21 presentata dalla consigliera Pietra dal gruppo PD, gruppo di maggioranza. La parola alla consigliera Pietra Ferrante per illustrare la mozione presentata. Prego. Buonasera a tutti. Con la nostra mozione diciamo che la città di Sesto San Giovanni ha una rete di servizi sociali nei quali l'intervento diretto del comune è affiancato dall'attività di diversi soggetti del terzo settore e dell'associazionismo in generale, attività che viene sovente definita come volontariato. Più volte abbiamo sentito in quest'aula, in questo Consiglio Comunale, parlare del ruolo fondamentale del volontariato e dell'associazionismo in generale negli interventi in campo sociale. Si apprezza il grande valore delle risorse umane di cui la nostra comunità dispone. Il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia. Nel riformare la Costituzione italiana nel 2001, al titolo quinto, articolo 118, è stato introdotto in Italia il termine principio di sussidiarietà. Sempre nell'articolo 118 l'affermazione favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
E questo apre un nodo cruciale: quanto le pubbliche amministrazioni in Italia conoscono e applicano questo concetto. Sono trascorsi esattamente 13 anni da quando è entrato in vigore questo principio con il referendum confermativo dell'ottobre 2001 e c'è ancora pochissima informazione. Ma c'è anche un altro problema. La sussidiarietà non comporta la partecipazione alle decisioni dei soggetti pubblici. Infatti la democrazia partecipativa e deliberativa, accanto alla democrazia rappresentativa, comporta una partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici, anche se la decisione finale è presa dall'istituzione perché legittimata dal diritto di voto. La sussidiarietà apre quindi ai cittadini attivi e ai volontari una serie di spazi di intervento nella vita pubblica che spesso spaventano politici, funzionari e amministratori. Inoltre, la fiducia dei cittadini nei partiti per i fenomeni di corruzione e di collusione pone il volontariato come uno dei pochi punti di riferimento dell'opinione pubblica italiana frastornata e delusa. Quella che abbiamo di fronte è una situazione pericolosa dal punto di vista della tenuta del sistema democratico e per superare la crisi della democrazia la cittadinanza attiva e il volontariato saranno sempre più importanti al governo e alla ricucitura della frammentazione delle identità e della pluralità, dei diversi sistemi di welfare e della vita sociale e di nuove relazioni sociali, economiche e interculturali. Inoltre, l'attuale situazione di crisi economica impone tagli sempre più ingenti delle risorse economiche e richiede un maggior impegno nel ricercare la congruità e l'appropriatezza degli interventi nel campo dei servizi. Quello che chiediamo con la nostra mozione è che il sindaco e la giunta e tutta l'amministrazione si impegni affinché si crei una casa del volontariato che sia punto di riferimento e di accoglienza per i soggetti del terzo settore e le associazioni di volontariato, che permetta un'attività di coordinamento, che potenzi le trame dei servizi offerti sul territorio, insomma un luogo che sia utile per la formazione, l'aggiornamento degli operatori, un luogo di incontro dei cittadini e che promuova l'associazionismo, un luogo che permetta di leggere i problemi, i bisogni del territorio ed una programmazione anche unitaria degli interventi. Tutto questo è conforme con le linee programmatiche del sindaco di valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle associazioni organizzate. Per questo noi crediamo, abbiamo proposto questa mozione. Abbiamo anche scritto all'inizio della richiesta che questa casa del volontariato fosse realizzata anche con tutte le somme che verranno riconosciute o riscosse dal Comune di Sesto San Giovanni a titolo di risarcimento, ristoro o risoluzione transattiva con i soggetti e gli operatori che sono stati coinvolti nel sistema Sesto. Noi ci rendiamo conto che questa frase è una frase difficile da un punto di vista politico da accettare, però dobbiamo considerare che questa mozione era stata fatta in un momento storico in cui si doveva decidere come destinare le somme delle transazioni delle pratiche urbanistiche, in particolare eravamo nell'epoca di quelle del Carmine. Quindi noi siamo disposti a soprassedere a questa frase pur di arrivare a realizzare la casa del volontariato, perché quell'anche che era stato aggiunto significava che noi siamo disposti, disponibili a verificare altri modi per reperire i fondi, che possono essere fondi regionali, statali o dai bandi europei, così come anche quello di verificare tutti gli spazi esistenti, come abbiamo già chiesto con un'interrogazione del marzo 2014 e di cui non abbiamo ancora ricevuto, stiamo ancora attendendo la risposta. Oppure una terza soluzione potrebbe essere quella di prendere in considerazione anche le possibilità di riconvertire gli edifici dismessi presenti nella nostra città. Quindi io vi prego,
pur di realizzare questa casa del volontariato che ha tutte queste finalità e che ha questa importanza, vi chiedo di soprassedere oppure di cancellare alla quella frase che era, aveva questo, questa che era stata messa perché era stata scritta in quel momento storico particolare e di arrivare all'accettazione di tutta la mozione in sé. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Do la parola alla consigliera Pietra per l'esposizione della mozione presentata. Prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, per capirci, adesso parlo e presento la mia mozione, dopo la possibilità di entrare in merito poi nel dibattito. Ok. Sì, noi abbiamo presentato una mozione il 6 febbraio che in pratica riprende un po' un percorso che era iniziato e che andrà avanti anche in terza commissione di cui sono Presidente. Anche noi facciamo una premessa. Io per farvela capire meglio ve la leggo, così è più semplice. Premesso che l'amministrazione comunale è impegnata da sempre ad interloquire con le associazioni e le organizzazioni del volontariato presenti sul territorio cittadino, riconoscendo alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato e al loro operato sul nostro territorio un patrimonio sociale, una grande ricchezza per la nostra città, sapendo che l'amministrazione comunale si sta attivando per approntare la sala della città o la sala delle associazioni, consapevoli che attualmente il bilancio comunale non permette di approntare una o più case delle associazioni e del volontariato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta e in particolare i seguenti assessorati: Demanio e Patrimonio, Cultura, Rapporti con gli organismi di partecipazione e l'associazionismo democratico, educazione, politiche sociali e sanitarie. A. Verificare la reperibilità di fondi anche attraverso bandi europei, statali e regionali per rispondere in modo adeguato alla richiesta di approntare spazi utilizzabili dalle associazioni e dal volontariato. Monitorare gli spazi esistenti, anche quelli già dati in uso ad associazioni, e gli orari d'utilizzo al fine di aumentare il numero di fruitori degli stessi attraverso condizioni e rotazioni di orari. Coordinarsi con la terza commissione consigliare che ha iniziato un percorso di analisi dei bisogni del territorio, studio delle fattibilità di nuovi spazi per le associazioni, studio dell'organizzazione oraria e di utilizzo di quelli esistenti, in modo da aumentare il numero di associazioni che fruiscono degli spazi pubblici. Grazie alla consigliera Pietra. Quindi lasciamo aperto il dibattito per... Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, se posso, se no mi risiedo subito. Una domanda, se la consigliera Titta Ferrante può, dato che ha detto tolgo una frase e se ne possono aggiungere altre due, mi sembra di aver capito, se è possibile espletare proprio dall'inizio alla fine l'ultima frase in modo che rimanga agli atti e rimanga, come dire, nella nostra testa per sapere su cosa discutere e votare o meno una cosa piuttosto che un'altra. Grazie. Solo l'ultima frase, gentilmente. Va bene, adesso farà una dichiarazione, una precisazione in merito. Prego. Sì, toglierei, se questa frase è una frase appunto che crea problemi, la frase anche tutte le somme che verranno riconosciute e riscosse a titolo di risarcimento ristoro fino alla parola sistema sesto, per dire, per aggiungere invece le frasi che sono state messe nella mozione presentata poc'anzi dalla collega Pietra, cioè quella di verificare la reperibilità dei fondi anche attraverso bandi europei, perché era un po' il discorso che era comunque implicito e l'abbiamo sempre detto in altri consigli. Monitorare gli spazi esistenti, che è quello che è stato da noi richiesto già con una interrogazione, e poi aggiungere la frase prendendo in considerazione anche la possibilità di
di riconvertire gli edifici dismessi presenti nella nostra città. Quindi la frase in più è questa, quella di prendere in considerazione anche la possibilità di riconvertire gli edifici dismessi presenti nella nostra città. Cioè, le altre due frasi sono cose che avevamo già detto in altri consigli, cioè quello di utilizzare i fondi dai bandi europei piuttosto che verificare tutti gli immobili che sono disponibili, cioè le risorse immobiliari che abbiamo sul territorio. E il terzo punto in aggiunta invece è quello di utilizzare e prendere in considerazione anche le possibilità di riconvertire gli edifici dismessi presenti nella città. Sono stata sufficientemente chiara o... Grazie. Sì, consigliera Titta Ferrante. No, volevo dire solo se fa proprio la rettifica e la trascrive proprio, così la presenta la segretaria generale. Grazie. Ha chiesto la parola consigliere Foggetto, prego, nella facoltà. Sì, molto brevemente. Qui si è parlato oggi si parla di casa del volontariato, si parla di salotto, sala del volontariato. Io, come ricorda l'assessore Innocenti in commissione, parlai anche di un'altra cosa. Io faccio parte di un'associazione che non ha bisogno di una sede, io faccio parte di una di quelle associazioni che hanno sede in casa del legale rappresentante, nella fattispecie a sede a casa mia. Quello di cui ci potrebbe, quello che ci potrebbe servire, che potrebbe servire ad alcune associazioni, è un garage, un box delle associazioni, visto che si usano queste. E un deposito, esatto, un posto dove lasciare i materiali, perché noi appunto abbiamo una grossa attività nel periodo luglio-agosto, poi durante l'anno abbiamo, ora non sono qui a chiedere, anche perché mi si diceva l'altra volta che su questo ci sarebbe molto molto da lavorare ancora, anche perché se oltre alla casa il salotto mettiamo pure il box, poi la TASI diventa un casino, quindi lasciamo stare, teniamocela così. E quindi no, assolutamente favorevole e condivisibile su tutto quanto. Quindi è favorevole. Grazie. Grazie. Consigliere Foggetto, ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Prego. Può accendere il microfono? Se no, forse ho sbagliato. Adesso funziona, sì. Buonasera a tutti. Intanto ci tenevo anch'io a precisare che delle cose sono state già dette in commissione, anche alcuni passi avanti in merito sono stati fatti. In particolare si erano dette delle cose abbastanza semplici ma chiare, che non è possibile accontentare intanto tutte le associazioni, perché diversamente occuperemmo buona parte della città. La seconda considerazione era che non è possibile che il Comune possa dare a tutti una sede, cioè una sede interamente utilizzabile per 24 ore al giorno dalla stessa associazione. L'idea era stata quella invece di creare una sorta di casa, di sala, di spazio messo a disposizione delle associazioni, dove in contemporanea, a turni, ad orari diversi, era possibile prevedere una sorta di rotazione tra le diverse realtà che ne facessero richiesta. Il primo passo è già stato fatto nel momento in cui è stato risistemato, diciamo così, l'albo delle associazioni, perché una delle condizioni, se io non ricordo male, era proprio il fatto che ciascuna associazione, è vero che può e deve chiedere delle cose al Comune, però è anche vero che innanzitutto deve farsi riconoscere dal Comune e quindi chiedere l'iscrizione all'albo. Una volta che avviene questa iscrizione, poi può procedere a fare tutte le richieste che sono così possibili.
In particolare, può servire anche come contributo, questo percorso lo sta facendo anche il Comune di Milano, che sta seguendo proprio questa strada. In questo momento sono 3 le case del volontariato aperte a Sesto, in particolare ce n'è una che è proprio ai confini con Sesto, nella zona di Sesto Marelli, e anche il regolamento dell'utilizzo di questa sala ha delle norme ben precise, ad esempio l'iscrizione all'albo, il fatto che la sede, che può diventare anche la sede se volete legale o per l'associazione, però è semestrale, prevede la richiesta degli spazi, il Comune mette a disposizione anche le strumentazioni, quindi degli spazi attrezzati, e c'è una rotazione delle associazioni che devono tra loro insomma accordarsi facendone domanda al comitato di gestione, poi c'è anche l'assemblea delle associazioni che gestisce e fa delle proposte sull'utilizzo degli spazi, e così si creano anche dei momenti di interscambio e di conoscenza tra le diverse realtà che appartengono poi allo stesso territorio, in particolare poi per Milano addirittura allo stesso quartiere. Quindi io direi che un passo in avanti è già stato fatto, si tratta di procedere ad arrivare ad un pacchetto, se vogliamo, no? Conclusivo, che insomma, diciamo che le proposte poi sono presenti in entrambe le mozioni, si tratta di decidere in maniera chiara e decisa quale deve essere il percorso, fermo restando però che l'assessore mi sembra l'abbia già indicato, almeno nei passaggi fondamentali. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino, ha chiesto la parola la consigliera Iosi. Prego. Grazie Presidente. Ma devo dire che quando abbiamo guardato le due delibere ci sembrava molto più concreta la proposta fatta dalla consigliera Pietra, ma per un semplice motivo, perché non riuscivamo a capire quali dovevano essere sti soldi che arrivavano dal cosiddetto sistema Sesto. Quello che mi aveva colpito in maniera particolare quando eravamo in commissione, anzi io non c'ero in quella commissione ma l'ho riascoltata, era l'urgenza che avevano le associazioni di trovare un posto. Quindi all'interno di questa scelta secondo me bisognerebbe trovare quella che dà una risposta più veloce alle esigenze delle associazioni. Fermo restando che poi, io non ci credo molto, ma se saremo così bravi da andare a trovare i soldi nella comunità europea, a trovare i finanziamenti da Babbo Natale, la casa del volontariato si può tranquillamente realizzare, però in questo momento abbiamo anche tante strutture, tanti luoghi vuoti che varrebbe la pena fare rifunzionare. Questo darebbe anche l'opportunità ai quartieri magari di ritornare a fare aggregazione, di non essere isolati fra di loro, ma la cosa più importante mi sembra dare una risposta veloce alle associazioni che ci hanno detto che hanno bisogno di uno spazio da usare da ieri e non fra 4 anni quando sarà pronta la casa del volontariato. Basta. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Prego. Grazie Presidente. Vabbè, mentre attendo come viene rivisitata la manifestazione di intenti urgente di Sesto nel Cuore, rilevo, mi fa piacere che venga levata quella frase, anche perché non è che a me quella frase personalmente dà problema, a me quella frase in particolare nella prima parte come cittadina sestese mi offende, anche perché io sono leggermente stanca che questa modo di dire sistema Sesto venga messo lì, inventato peraltro dai giornalisti, poi ripreso da tutti, penso anche dal modo di parlare anche della magistratura stessa, però siccome all'epoca mi colpì molto e come sestese, io non ero neanche qua, mi fece
e star male anche per la reazione che altre persone avevano, che non conoscevano Sesto o lo conoscevano per altre cose, e Sesto San Giovanni viene individuato. Il Sesto San Giovanni di sistemi ne ha tanti, tra gli altri sistemi che credo abbiano caratterizzato dal dopoguerra ad oggi è proprio quello dell'associazionismo e del volontariato in sinergia anche con chi ha amministrato la città. Quindi credo che mi va bene quella frase venga levata. Non ho capito bene se viene levata anche il fatto che, come dice nel testo, si impegna la Giunta, le somme, eccetera. Io personalmente ritengo che se arriveranno dei soldi, sperando che arrivino, delle somme per risarcire il nostro comune da danni subiti da azioni perseguibili dalla legge, io credo che devono essere messe a posto la città in quel momento per le esigenze prioritarie che ci sono, le decideremo tutti insieme, ma non debba essere un'eventuale entrata così blindata a un progetto. Come terza commissione abbiamo già detto, e ne viene fuori un po' anche dalla nostra mozione, comunque l'hanno ripetuto anche altri interventi, abbiamo iniziato un cammino per monitorare la situazione, i bisogni reali del mondo delle associazioni del volontariato. Ci siamo anche informate nel periodo di Natale, nelle vacanze di Natale, su come vengono gestite queste case del volontariato, come diceva la collega Teormino. E devo dire che insomma il comune di Sesto credo che in questo momento non possa permettersi una cosa simile, dove paghi le utenze, paghi la persona che fa le pulizie, è a disposizione. Tra l'altro stavamo anche cercando di capire quanto vengono utilizzate, non è che poi vengono utilizzate tantissimo e che rispondano poi a tante esigenze. Personalmente mi sembra che l'incontro che abbiamo avuto con alcune associazioni che hanno avuto nel tempo la possibilità di raggruppare o di essere in contatto con l'associazionismo e il volontariato più in generale, che sono Sesto Pro Loco e Sesto Solidare, abbiano fatto emergere delle precise richieste. Sicuramente il superamento della burocrazia e l'esigenza di avere uno sportello delle associazioni in formato e di supporto, in modo che quando un'associazione decide di fare qualcosa o organizza delle cose non si trovi in difficoltà e sappia bene tutte le procedure e soprattutto abbia un unico personale a cui rivolgersi. Lo sportello è, dopo che è stato discusso in terza commissione alla presenza dell'assessora Innocenti, è partito ed è funzionante sul sito del comune dal 20 maggio. Io come Presidente della Terza Commissione non posso che ringraziare gli uffici e chi ci ha lavorato. Io vado a questo sportello e lo apro e risponde a tutte le possibili domande, da come mi iscrivo a come organizzo un grande evento, e credo che questo sia già una prima risposta data e anche su, credo, l'utilità anche del lavoro di commissione. Commissione nel quale altre cose che venivano chieste, perché io non mi sembrava che la richiesta di una casa del volontariato venisse fuori dalle associazioni, che venisse chiesto che ci fossero più agibilità di sedi, sicuramente. Veniva chiesto per esempio di monitorare bene le associazioni presenti sul territorio che si iscrivono all'albo, perché diceva per esempio la Betty San Vito e anche altri interventi lo ribadivano, ci sono associazioni che lavorano e hanno questa resa alla città e al territorio con una serie di azioni, di iniziative eccetera, ci sono anche altri associazioni, chiamiamole così, che comunque rispondono ai criteri per iscriversi e poi fanno i corsi a pagamento, eccetera, diventa una cosa come privata di uno che fa i corsi. Quindi chiedevano anche una grossa attenzione a questo per entrare poi nell'albo e avere tutte le cose che permette il fatto di essere iscritti all'albo delle associazioni. Abbiamo incontrato l'assessora Innocenti, la quale ci ha parlato, non è un salotto, una saletta, adesso si può anche scherzare, però è invece una sala precisa, grande, sulla quale si sta lavorando per metterla in funzione, che è l'ex biblioteca dei ragazzi, che può diventare il luogo di incontro delle associazioni, ma anche il luogo dove l'associazione che non ha uno spazio per fare un corso o un convegno lo fa lì.
dove fa dei corsi di un certo tipo, dove fa delle riunioni su, eccetera, e diventa anche però il momento in cui si possono incontrare, perché una delle potenzialità che noi sicuramente per il nostro territorio dobbiamo sfruttare è la sinergia che si può creare tra le varie associazioni, come un po' ci hanno insegnato la Proloco e Sesto Solidare, che poi agisce in questo modo. E quindi io credo che si stia lavorando proprio su questo nella terza commissione. Devo anch'io denunciare questo fatto, mi spiace, lo denuncio. Io ho chiesto il 10 marzo dei documenti e dei dati che mi servirebbero tra l'altro per iniziare la terza riunione della mia commissione, e a tutt'oggi non li ho ancora ricevuti. Ecco, ne approfitto, sollecito da questo banco il fatto che se finalmente mi arrivano possiamo anche procedere. Perché che cosa vogliamo fare noi? Vogliamo monitorare quali edifici dell'amministrazione sono occupati da quali associazioni e associazionismo del volontariato, e studiare insieme come capire se vengono usati al 100%, se c'è la possibilità di rotazione all'interno di questi spazi, se ci sono degli spazi che sono assegnati, che ne so, a un'associazione che da 10 anni non esiste più sul territorio, eccetera, per poter risfruttare tutto ciò che c'è e rimetterlo in movimento. Ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo come commissione ed è il contenuto della proposta, la mozione che abbiamo presentato noi. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola consigliere Capoli. Grazie Presidente. La richiesta del raddoppio dei tempi. Sì, buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico presente. Due chiarimenti prima del mio intervento. Rispetto alla consigliera Iosa, ha ragione, nel senso che può aver dimenticato perché è passato tanto tempo, perché questa nostra proposta venne fuori 14 mesi fa in occasione di una discussione su come destinare dei soldi, 80.000 euro, derivanti da una transazione di una pratica edilizia. Allora la proposta della maggioranza fu quella di destinare questi soldi per ripristinare un giardino in via Picardi, per carità, più che legittimo. Noi invece ritenevamo e sostenevamo appunto che quei soldi devono essere rimessi nel flusso della nostra città, anche perché consigliera Pietra, lei adesso oggi ha fatto un appunto su questo amplificare del sistema Sesto, per carità è passato del tempo, anche affievolito, però le ricordo che il nostro sindaco più di una volta disse che si sentiva anche ferita, che era una ferita della città questi episodi che hanno colpito Sesto San Giovanni. Quindi è evidente che a nostro parere i soldi che derivavano da quel momento storico che è contraddistinto in maniera negativa la città dovevano ritornare nei cittadini, ai cittadini, a favore dei cittadini. Ecco, questo era il senso della nostra mozione. Noi questa sera facciamo un atto di responsabilità, perché ci rendiamo conto che se dovessimo mantenere la nostra mozione rigida sul destinare, pur avendo anche inserito anche i soldi derivanti dal sistema Sesto, andremo incontro ad una bocciatura politica da parte della maggioranza. A noi però interessa il risultato, non ci interessa mettere il cappello sopra, ci interessa il risultato. L'importante è fornire un'opportunità alle associazioni di volontariato perché possano avere una casa di volontariato. E poi dirò anche cosa intendiamo noi casa del volontariato. Recentemente un esponente della Giunta in un evento pubblico ha dichiarato, riferendosi alle associazioni: iniziative come quelle dell'associazione sono preziosissime in periodi di crisi come questi, perché sono un aiuto non indifferente per le amministrazioni comunali. Se i cittadini e i volontari si impegnano in prima persona, il nostro compito è quello di sostenerli e incentivarli nel loro percorso. Quindi basterebbero queste parole per attendere un voto favorevole da parte della maggioranza e un consenso. Prima di entrare nel merito della mozione, riteniamo di opportuno sottolineare l'importanza dell'argomento, che deve superare appunto le barriere politiche e partitiche. Parliamo di bisogni della persona e di carità, intesa quest'ultima come forma più alta dell'altruismo, di chi è in difficoltà e dell'amore verso il prossimo, che appunto è il senso più alto del volontariato. Quando noi parliamo della casa del volontariato non intendiamo soltanto del volontariato come attività nel campo sociale, ma in questo termine intendiamo varie specificità del servizio alla comunità.
In particolare la Casa del Volontariato deve diventare il cuore se stese, ovvero una casa aperta ai volontari e alle organizzazioni, una casa aperta al confronto e servizio del territorio, uno spazio per testimoniare l'anima del patrimonio culturale associativo, ma deve anche rappresentare l'opportunità per infrastrutture. Deve rappresentare l'opportunità di sviluppo e la realizzazione di iniziative sociali condivise con altri soggetti per la diffusione e sostegno della cultura del volontariato sul territorio, l'opportunità per coordinare e realizzare progetti comuni su bandi territoriali, l'opportunità di mettere a disposizione delle associazioni una struttura tecnologicamente avanzata ed organizzata dove le associazioni possono svolgere attività sociali, convegni, manifestazioni e formazioni su temi legati al volontariato, ai servizi offerti a sostegno delle classi sociali più svantaggiate. Deve rappresentare anche l'opportunità per fornire supporto organizzativo e informativo a favore del settore no profit, mediante l'attivazione di un centro di informazione per la cittadinanza. Può anche rappresentare l'opportunità per sostenere e incentivare proposte ed eventi culturali sul tema. Inoltre, prendendo spunto da altre esperienze portate avanti da altri comuni italiani, la Casa del Volontariato può avere una funzione economica, in quanto consentirebbe di incentivare le prestazioni del privato, ove il pubblico non è in grado di arrivare, a volte anche per mancanza di risorse economiche, favorendo così risparmi sui bilanci degli enti. Visto che stiamo parlando di tagli alle risorse economiche, credo che questa sia un'ulteriore opportunità per portare avanti questa idea. Ma inoltre, prendendo sempre esempio da un comune italiano, la Casa del Volontariato ha avuto anche un'indubbia valenza sociale, ovvero nella contrastare e nella lotta contro il bullismo, perché è stata portata nelle scuole per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e quindi cercare di dare un'educazione che li possa distogliere da strade non poco piacevoli. Quindi la Casa del Volontariato che noi intendiamo ha un luogo di aggregazione che permette l'incontro tra domande e offerte di servizi alla comunità, ma anche la possibilità di conoscere e si scambiarsi aiuti che riguardano la vita quotidiana. Recenti studi regionali segnalano un generale ridimensionamento del volontariato sia nel numero delle associazioni sia nelle risorse finanziarie umane mobilitate. La densità delle associazioni è scesa a 2,8 associazioni ogni 10.000 abitanti, credo che l'assessore ne sarà a corrente di questi dati, rispetto al 5,2 del 2006, praticamente dimezzata in meno di un decennio. La crisi economica in questi ultimi anni pesa sulle organizzazioni di volontariato, in particolare sulle loro strutture, e conferma alcune criticità, quali la frammentazione, la mancanza di sedi, il poco scambio di informazioni o lo scarso investimento nella formazione. Quindi, rispondendo alla consigliera Pietra, la nostra proposta è molto più ampia rispetto a quanto indicato nella mozione presentata da voi, che comunque riteniamo un buon inizio di percorso. Le associazioni devono essere aiutate a mettersi in rete anche per trovare obiettivi comuni e partecipare a bandi, e devono essere aiutate ad aprirsi al territorio per creare nuovi attori, nuove risorse, nuove esperienze. Un altro elemento importante è il contributo che il volontariato offre allo sviluppo locale. Per svolgere tale ruolo, però, il volontariato deve essere visibile e riconosciuto come attore protagonista delle politiche e non solo come delegato dalle amministrazioni pubbliche alla gestione ed erogazione dei servizi. Peraltro, questo è l'orientamento che il cosiddetto welfare community richiede al volontariato anche a livello nazionale. Una condizione che agevola il volontariato nel suo ruolo di promotore di sviluppo locale e quindi l'aumento di flussi comunicativi e sinergie sia all'interno del mondo associativo e sia all'esterno come enti pubblici no profit e profit. Promuovere la Casa del Volontariato significa analizzare il presente e disegnare il futuro come cittadinanza attiva, la cultura dei beni comuni, la cura della persona e dei loro bisogni, la cura e l'applicazione del principio della sussidiarietà. E direi che questo concetto ben si attaglia con l'affermazione del consigliere Nosso quando parlava del programma del sindaco, dove si parla della partecipazione come impegno nello sviluppare le risorse della comunità. Sostanzialmente è un mezzo per aprirsi all'associazionismo, favorire nella crescita l'espansione, significa fornire un servizio alla nostra comunità. Durante il forum sull'economia di Trento di qualche giorno fa, il segretario del suo partito e premier del Consiglio, Presidente del Consiglio, signor Sindaco, ha affermato, ovviamente sintetizzo il contenuto dell'intervento di Renzi,
che il pubblico deve aiutare chi ha voglia di fare, consentendo al privato di realizzare i propri obiettivi. Un altro esponente del governo nazionale, presieduto dal segretario del PD, ha affermato che la politica locale non deve essere di ostacolo allo sviluppo e che i sindaci hanno il compito di cogliere tutte le opportunità. Ecco, io credo che ci siano, penso, chiarimenti su ogni vostra osservazione. La cosa fondamentale, ripeto, è quella di dotare la città di una struttura ampia, che sia in grado di raccogliere le esigenze di tutti, perché vede, consigliera Pietra, ci sono molte associazioni che hanno problemi di sedi, ci sono anche associazioni che rischiano di scomparire dal territorio se stesi, che sono storiche e che hanno una funzione rilevante proprio perché mancano di sedi. La casa del volontariato non è, come le ho indicato nei 12 punti, soltanto finalizzata a creare una sede ad un'associazione, ma è qualcosa di molto di più, che può sicuramente portare molta propositività e soprattutto favorire la nostra comunità nell'erogazione dei servizi. Quindi il nostro intendimento, come diceva la consigliera Titta Ferrante, di togliere quel passaggio, è primo perché ormai è passato un anno e due mesi e quindi è antistorico, nel senso che poteva star bene in quel momento, perché avremmo dirottato gli 80.000 euro, anziché a mettere a posto dei giardini pubblici, a darli alle associazioni di volontariato. E quindi anche un segnale di apertura nei confronti della maggioranza, perché noi interessa il risultato, cioè creare questo luogo delle associazioni. Grazie. Grazie al consigliere Capone, ha chiesto la parola la consigliera Pastorino, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo solo dire questo, che mi sembra di respirare stasera un'aria estremamente positiva e vorrei che questo continuasse adesso in questo momento che stiamo parlando di volontariato, quindi di associazionismo, di solidarietà, e mi sembra proprio il momento di arrivare a un dunque insieme. Mi sembrerebbe anche giusto portare a casa un risultato comune insieme, dato da una condivisione di quelli che sono i temi fondanti, insomma, di questo tema così importante. Abbiamo detto, in un momento di crisi dobbiamo un po' compattarci, soprattutto su queste esigenze, sulle esigenze dei nostri cittadini. Io vedo in prima persona, anche lavorando in un'associazione sportiva, quante difficoltà sorgano proprio in questo momento, date da una crisi comunque economica che ci porta ad affrontare dei problemi che magari negli anni precedenti, insomma, non abbiamo verificato. E mettere a disposizione, insomma, le proprie forze per uscirne è, secondo me, insomma, un qualcosa che è di estremamente positivo ed è un segnale, insomma, per i nostri cittadini di un cammino comunque verso un percorso comune. Detto ciò, certo, alcune parole, insomma, risultavano abbastanza importanti, abbastanza anche gravi, no? Però oggettivamente adesso il consigliere Caponi ha spiegato da dove venivano fuori, quindi io sono anche disposta a sorvolare su questo. Adesso c'è una revisione anche di quella che è la mozione di Sesto nel Cuore. Io ho molto rispetto anche per la consigliera Titta Ferrante, perché so che lavora nel settore, so che il suo lavoro, la sua dedizione al volontariato è importante, quindi so che se parla di un qualcosa parla anche con un certo criterio e con una certa concretezza. Dico solo che mi piacerebbe uscire realmente con una proposta comune, o comunque la condivisione di alcuni punti, o la votazione di entrambe le mozioni. Vorrei dire solo un'ultima cosa, che magari, non so, alcuni percorsi si possono condividere maggiormente nelle commissioni, perché certe discussioni, eccetera, si possono magari portare più nella commissione ed arrivare non tanto con una mozione, però con dei chiarimenti che possono, insomma, già essere sviluppati e non magari in questi momenti temporeggiare, rivedere, insomma, mi sembrano un po' delle schermaglie un po' così politiche, dove la parola è estremamente importante, però, insomma, ci fa perdere anche, no, tantissimo tempo. Ecco, e ho detto tutto, grazie. Grazie a lei.
chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Innanzitutto ho ammirato la, come dire, la concretezza sportiva della consigliera Pastorino, nel senso che con il suo intervento ha badato forse più all'oggetto che al soggetto, cosa che dico che in quest'Aula è corretto che applichiamo un po' più spesso forse. Casa del volontariato, perché sì, perché no. È bellissimo se a Sesto San Giovanni ci fosse una casa del volontariato. Bellissimo perché vi è anche in altre realtà italiane questo tipo di casa del volontariato. Il problema è, esiste in questo momento la possibilità di avere, tout court, domani, una casa del volontariato? Probabilmente no, quindi va costruita. Va costruita con un insieme di idee, di supporti, dove i supporti sono supporti logistici, chiaramente, e perché no, con delle finanze, perché adesso da nulla nasce nulla, quindi è chiaro che bisogna fare un'opera e uno sforzo di questo tipo. Quindi in questo vedo bene la sinergia tra le due mozioni, passatemi il termine forse tecnico anche se non è decisamente appropriato. E poi insisto, la casa del volontariato, la casa delle associazioni, che dir si voglia, dove volontariato è anche volontariato sportivo, non solo volontariato sociale, perché il volontariato è, io poi insisto a dire che si fa e non si dice. Deve essere comunque uno strumento, un'impostazione urbanistica in cui l'agilità, la flessibilità la facciano da padroni, nel senso che deve essere un'ampia condivisione degli spazi. Non ci deve essere un rapporto di gelosia all'interno di questa futura casa, di questa futura struttura, chiamiamola come ci pare e piace. E soprattutto può far sì forse che certe associazioni inizino a lavorare veramente tra di loro e che certe associazioni esistenti sul territorio non facciano lo stesso lavoro o si occupano, diciamo, dello stesso target. Ecco, quindi diciamo anche unire l'utile al dilettevole, il fatto di capire quali spazi non vengono coperti e quali spazi invece vengono coperti a dismisura, o quali in realtà sono le associazioni, e l'assessore sta facendo grande opera in questo, nel cercare di capirlo, e quali associazioni in realtà ci sono, ma non effettuano servizi sul territorio. Quindi non è che non abbiano diritto, ma hanno sicuramente un diritto inferiore magari ad altre realtà che tutto il giorno, 7 giorni alla settimana, si danno da fare sul nostro territorio, non chiedendo nulla, ma chiedendo solamente, come dire, un aiuto a volte di supporto logistico o di supporto anche di capire i bandi e come sono e come funzionano. Quindi io personalmente, SEL, voteremo a favore di entrambe le mozioni, perché una non esclude l'altra, ma interagiscono una con l'altra. E anche la frase che è stata aggiunta dalla consigliera Titta Ferrante, dove vengono prese in considerazione anche le possibilità di riconvertire gli edifici dismessi, lo trovo, come dire, un qualcosa forse di più veloce, di più celere, e forse anche un costo inferiore che creare strutture da zero. Quindi sicuramente sì, noi voteremo a favore di entrambe le mozioni e ci sembrano corrette, anche perché noi diciamo sempre che chi fa volontariato e lo fa soprattutto in maniera orizzontale, quindi dove la sussidiarietà è principe in questo, va solamente aiutato e messo nelle condizioni di operare al meglio. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Vediamo se ci sono ancora richieste per intervenire.
sia questo punto della discussione, voglio precisare che possono intervenire i relatori e la Giunta. Allora, a conclusione del dibattito, la parola al Sindaco. Prego. Grazie Presidente. Mi corre prima l'obbligo di fare una precisazione che poco c'entra con la Casa del Volontariato rispetto a un'affermazione inesatta, o almeno così l'ho capita io, per cui ci tengo a puntualizzare, fatta, non mi ricordo da quale consigliere, quindi chiedo scusa, rispetto ai 75.000 euro del Carmine che erano stati dati come ristoro rispetto a una pratica edilizia che è stata oggetto di discussione. Così non è, come sapete c'è una delibera che spiega molto bene come quelle risorse sono state allocate, che nulla c'entravano con una sorta di, come è stato detto, di ristoro, tutt'altro. L'argomento di questa sera è stato preparato, credo, da tutti i gruppi consigliari, da ampie discussioni al proprio interno, perché è un argomento molto importante che non ci può che vedere attenti e partecipi per tutti i motivi che sono stati dati. E ovviamente in questi mesi anche l'amministrazione comunale, non tanto in attesa che venisse discussa, queste mozioni venissero discusse in consiglio per dare una risposta, però in questi mesi anche noi ci siamo posti un po' la questione della difficoltà che alcune associazioni hanno nel trovare un posto, nell'avere un luogo dove coordinarsi, crescere e insieme all'assessore, insieme alla Giunta, abbiamo fatto un po' di riflessioni. Quindi quello che io chiedo per approfondire le riflessioni fatte e la fattibilità di un percorso che noi vorremmo mettere in atto è di ritirare entrambe le mozioni, perché noi stavamo ragionando sulla disponibilità di uno spazio esistente, non da costruire, quindi non uno spazio a divenire, che attualmente è vuoto e che quindi diventa anche un po' difficile in questo momento pensarlo con delle funzioni pubbliche differenti, e che è lo spazio dell'ex quartiere 1, dove avrebbe dovuto andare la Croce Rossa, ma che a seguito di differenti decisioni assunte dalla Croce Rossa si renderebbe libero. Ora è chiaro che quello è uno spazio che poi va risistemato, bisogna capire come si gestisce, cioè si entra proprio in un percorso della fattibilità e anche della gestione, quindi che non possiamo, credo, decidere noi questa sera, però la mia proposta è, se c'è la volontà ovviamente da parte dei presentatori delle mozioni, di ritirarlo e di ragionare su un qualcosa di concreto che c'è, prima che si decida diversamente una funzione per quello spazio che ad oggi, ripeto, al momento è vuoto, si presenta anche come uno spazio che ha le caratteristiche per garantire ha degli uffici preposti, servizi igienici a norma, c'è uno spazio comune per incontri pubblici, è centrale, cioè ha tutte le caratteristiche per essere considerato dedicato a questo scopo. Quindi chiedo ai presentatori se intendono ritirare e iniziare questo percorso. Sì, allora, prima facciamo, assessore Innocente, vuole intervenire? Intanto i presentatori. Brevissimamente, ci pensano un attimo, prego. Soltanto per dare atto che in questo periodo abbiamo dato da un lato ascolto alle associazioni, naturalmente, e con gli uffici è stato fatto un lavoro importante per il quale voglio ringraziare naturalmente l'ufficio relazioni con il pubblico, il dirigente Ottolenghi e il portale, perché prima del 20 maggio non erano reperibili sul portale tutte le notizie che adesso sono reperibili al link sportello delle associazioni, e che vanno appunto da come iscriversi all'albo, a come chiedere un patrocinio, a come promuovere le proprie iniziative, come pubblicare un evento sul portale, come richiedere le sale e gli spazi, fino allo sportello delle associazioni che fisicamente si trova all'URB, e l'informazione sul CSV, cioè come costituire un'associazione. Lo sportello fisico all'URB ha avuto anche un problema
prolungamento dell'orario come richiesto dalle associazioni, visto che spesso sono ovviamente fatte da persone che lavorano, e quindi il martedì dalle 17 alle 19 sarà possibile andare su appuntamento allo sportello dell'URB per avere informazioni su come istituire, come costituire un'associazione piuttosto che organizzare un evento pubblico. Questo lo dico perché era la richiesta, una delle richieste più pressanti delle associazioni alle quali abbiamo voluto dare risposta, e questa risposta c'è stata. L'altro percorso che abbiamo fatto insieme alle associazioni e insieme anche alle consulte già esistenti dello sport e dell'ambiente è stato quello appunto del nuovo albo delle associazioni e poi dell'assemblea delle associazioni. Perché dico questo? Perché l'assemblea delle associazioni, che si è costituita recentissimamente, che ha già un presidente, Savino Bonfanti, dovrà essere secondo noi uno di quei protagonisti, insomma, di questo percorso che diceva adesso la sindaco, che a mio avviso appunto avrà vari, può avere varie, come potremmo dire, ci sono vari punti. Allora, indubbiamente è molto utile avere una sala in cui le associazioni possano svolgere le loro attività e possano svolgere le loro attività pubbliche. Altra cosa è la cosiddetta casa delle associazioni, in cui le associazioni che non hanno una sede possono avere una sede condivisa. Come ha detto la sindaco, abbiamo l'opportunità di avere, fra l'altro anche in uno stesso edificio, quello in Piazza Oldrini, sia la sala delle associazioni, che questa può essere fatta anche in brevissimo tempo, l'ex biblioteca Oldrini, che come Monica Chittò aveva già detto quando è stata inaugurata nel novembre scorso la nuova biblioteca dei ragazzi, la vecchia sala avrà un uso sociale, quindi di giorno viene usata da altri soggetti, fra cui la biblioteca dei ragazzi, di sera, di pomeriggio, di sera può essere usata dalle associazioni. La ex sede del quartiere 1 potrà andare nella direzione che io auspico in commissione venga approfondita, praticata, analizzata, prendendo spunto naturalmente da tutte le altre esperienze che ci sono a Milano, ma anche a Torino, insomma in molte altre città italiane, di come costruire questo luogo, che naturalmente ha bisogno di regole, di norme, e ha bisogno anche di un soggetto autonomo delle associazioni. Quindi quando in questa sala si era parlato dell'assemblea delle associazioni e si è votata l'assemblea delle associazioni, e io sottolineavo il fatto di quanto fosse importante avere questo riferimento, ecco, credo che in questo momento questo riferimento, cioè il luogo in cui le associazioni esprimono il loro presidente, ma soprattutto il comitato esecutivo che adesso verrà eletto, sia proprio quel soggetto autonomo delle associazioni che può parlare meglio di quanto possa io e meglio di quanto credo possiamo anche noi, parte coloro che in questa sala rappresentano anche le associazioni, ma intendo dire, no, che come diceva giustamente la consigliera Titta Ferrante, la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni è il primo nucleo della democrazia, e quindi credo che per le associazioni sia giusto, insomma, che abbiamo il soggetto che esprima l'associazionismo a sesto. Quindi io credo che stiamo andando nella direzione giusta, e da questo punto di vista, come dire, l'impegno preso adesso naturalmente dalla sindaca, dalla sindaco trova pienamente d'accordo e credo che sia la linea giusta sulla quale proseguire. Grazie, allora sentiamo il gruppo Sesto nel Cuore. Ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Prego. Sì, grazie Presidente. Due piccole precisazioni prima di entrare nel merito della richiesta che ha fatto la sindaca. Una personale che mi riguarda, non è che io nego, aperte virgolette, il sistema sesto, chiuse virgolette. Il mio era un discorso sull'uso dei termini che poi a lungo andare verso il mondo, diciamo così, rappresenta sesto in quel modo, l'uso dei termini. E l'altro invece è, vorrei ricordare che i 75.000 euro non sono stati usati per il giardinetto da rifare, ma per un restyle di via Piccardi su un progetto già presente da 2 anni fatto con i commercianti della zona, quindi era un progetto un po' più complesso, non era solo un giardinetto. Io credo di accogliere, mi sembra corretto accogliere l'invito della sindaca, anche in base poi a quanto è stato specificato sull'utilizzo di questo spazio, da quanto detto dall'assessore, quindi mi trovo d'accordo sul ritiro della mozione. Grazie alla consigliera Pietra, la parola al consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente, non vorrei replicare, ma soltanto una breve battuta su quello che ha detto adesso la consigliera Pietra.
quello che posta, che proprio ci vedeva contrapposti, era il destinare quella somma. O giardinetti o restyling, ritenevamo che poiché provenivano da una ferita prodotta alla città, quei soldi dovessero ritornare nella comunità attraverso le associazioni. Chiusa parentesi, è una questione di punti di vista più che legittimi. Ma noi prendiamo l'invito da parte del sindaco come un incoraggiamento rispetto alla nostra mozione, anzi noi abbiamo dimostrato di non volere strumentalizzare, come ha detto la consigliera Pastorino che ne ha preso atto e le ringrazio per le parole nei nostri confronti, non abbiamo voluto strumentalizzare la mozione, perché è ovvio che è nato in un contesto storico particolare in cui si parlava di destinare delle somme derivanti appunto da quegli episodi che hanno visto la nostra città, ma a noi interessa il risultato, il contenuto. Nel nostro intervento abbiamo indicato una serie innumerevoli di ruoli che può raccogliere la Casa del Volontariato. Ecco, noi aderiamo alla richiesta del sindaco perché riteniamo che sia una condivisione della nostra proposta e ne siamo ben lieti. Infatti io mi ero avvicinato al sindaco dicendo che qualora ritenesse di far propria la mozione ne saremmo stati ben lieti, perché sarebbe anche un messaggio alla città per far capire che la politica a volte riesce a dialogare sulle cose concrete e riesce a dialogare nell'interesse dei cittadini, al di là di quelle che sono poi le contrapposizioni che ci vedono da banchi opposti. Quello che chiediamo sono due aspetti: una partecipazione da parte di tutte le forze politiche in questo progetto, perché noi ci crediamo fermamente, e che ci sia un risvolto concreto e applicativo, tenendo ben presente di quelle che sono le nostre indicazioni, ma non per imporre la nostra linea di pensiero, forse perché ci sono persone, la consigliera Tita Ferrante e Piero Pavane, che hanno lavorato molto e sono tuttora impegnati nell'associazionismo, quindi sono magari più a conoscenza delle problematiche delle associazioni. Quindi ben venga la richiesta da parte del sindaco, assessore, teneteci informati, e se vogliamo condividere un progetto noi ci siamo su questo punto. La parola al sindaco per una precisazione, prego. Allora, se la volontà è quella di ritirare le mozioni, forse non sono stata chiara e ci riprovo, e l'impegno è quello che questo argomento, cioè la messa a disposizione di uno spazio che è quello dell'ex quartiere 1, è di portarlo in commissione consigliare affinché poi i commissari con la Presidente Giopietra discutano appunto su come organizzare, come costruire poi, cioè il luogo c'è, a questo punto bisogna capire come lo si gestisce, come lo si sistema, chi ci può partecipare, cioè entriamo negli argomenti e ad entrarci la commissione consigliare ovviamente. Poi se la commissione consigliare intenderà anche coinvolgere di volta in volta gruppi di associazioni piuttosto che associazioni singole, questo è nella piena autonomia di come verranno gestiti i lavori. Consigliere Capone, prego. Guardi, ho capito benissimo il suo messaggio. Quello che mi spaventa sono i tempi burocratici, lo dico per carità, mi scusi, perché non vorrei che poi questo argomento venisse discusso tra 2 anni e allora perderemo veramente di vista l'obiettivo, perché ci abbiamo messo 14 mesi per discutere in aula, e quindi noi siamo disponibili a condizione che ci sia un impegno, e dico alla Presidente di concretizzare velocemente questo percorso. C'è l'area, dobbiamo soltanto cercare di trovare delle forme per finanziare questo progetto, possiamo farlo anche coinvolgendo i privati, coinvolgendo le associazioni, però la cosa fondamentale è che non si parli di ancora di un anno prima di attendere l'esito. Io mi permetto di fare soltanto una proposta, signor Sindaco, visto che la volontà c'è e comunque mi sembra che l'indirizzo da parte della Giunta sia di condividere il percorso, al di là delle sfaccettature che poi possono essere messe a posto strada facendo, però mi sembra che il contenuto, un nucleo fondamentale della proposta, ci vede tutti, perlomeno mi pare anche le altre forze politiche, non vedo interventi contrari, ci vedono tutti sulla stessa linea. Ma allora io dico perché non approvare le mozioni e lasciare poi il compito alla Giunta di trovare, ma non perché voglio passare la patata bollente, scusami, o alla commissione insieme di trovare la realizzazione, perché se c'è la location, c'è l'area,
c'è la struttura, cosa che io ne vengo a conoscenza stasera, perché anche noi abbiamo proposto le sedi di quartieri o comunque, come diceva il consigliere Nossa, suggerendo delle aree da riutilizzare. Però se c'è la struttura, io non vorrei che noi perdessimo del tempo burocratico, perché l'Italia vive in questa burocrazia lenta che attanaglia a volte le buone proposte e le rende non realizzabili. Cioè, se ci diamo dei tempi concreti, bene, perché questo è un tema dove le associazioni hanno bisogno di risposte veloci. Cioè, quello che oggi è attuale, dopodomani è già tardivo, voglio dire, non possiamo adesso portare avanti. Quindi, non so, troviamo una mediazione, signor Sindaco, o approviamo la mozione e diamo compito alla Giunta, oppure approviamo la mozione e la riportiamo in commissione per la definizione. Però vorrei uscire da quest'Aula con un sì condiviso da tutti su questo percorso che la città vuole intraprendere. Vabbè, ma io è un impegno del Sindaco, quindi inviterei la Presidente della Commissione a prendere la parola e se è disponibile... Sì. Sì, grazie Presidente. No, è perché cioè cerco di stare calma, nel senso che purtroppo sarò io che leggo male alcune cose, che non sono così brava come altri a riconoscere, può darsi. Però non è che siamo stati fermi. La Commissione sta lavorando. Il motivo per cui ci siamo fermati, io l'ho anche denunciato pubblicamente, credo che anche voi siate d'accordo con me, non ho avuto remore a denunciarlo. Adesso non è che passa un anno. Voglio anche ricordare una cosa: se noi facciamo una domanda a tutte le persone qua, troviamo che tutti noi, credo, o la maggioranza di noi, fa parte o di associazioni o fa volontariato. Ecco, quindi io quella prima cosa che invito a fare è che nessuno, neanch'io, si metta il cappellino e la bandierina di rappresentanza, di associazioni, non si capisce bene in base a quale delega, ok? Per cui direi questa cosa. Io accolgo, ho già detto che ho accolto l'invito della sindaca e mi auguro che gli altri facciano la stessa cosa e ci troviamo in tempi brevi in commissione per guardare questa cosa e anche proseguire magari il lavoro che avevamo iniziato. Spero che nel frattempo l'assemblea delle associazioni abbia scelto il presidente o possa mandarci dei rappresentanti, perché credo che poi quello sia un organismo che su questa cosa dovrà intervenire, non è che interveniamo noi e l'assemblea delle associazioni dice vabbè fate voi, nel senso che diventa il luogo delle associazioni. Questa è la mia posizione. Okay? Va bene, grazie. Prego. Un chiarimento ancora da parte del nostro sindaco, prego. Francamente non riesco molto a capire questa sera, è un problema mio. Però, allora, siamo entrati nella discussione senza avere un luogo, potenzialmente ce l'abbiamo. Quindi, non avendo un luogo, non ci sarebbero stati neanche dei tempi, perché sarebbe stato un impegno, come dire, assolutamente aleatorio. Si diceva 80.000 euro che servivano per un progetto, con 80.000 euro non si sistema quasi niente praticamente. Cioè, allora, siamo in una serata in cui si riesce a dare concretezza a un tema che vede uniti tutti. Mettere in votazione due mozioni che sono anche molto diverse tra di loro, scusate, io non ci sto, ve lo dico. Cioè, io chiedo il ritiro delle mozioni, la disponibilità dell'amministrazione a mettere a disposizione da domani nella discussione della commissione consigliare un luogo. Non credo che sia, guardate, non credo, cioè ci impiegheremo niente noi come giunta a dire sì sì ce ne occupiamo noi, ma credo che proprio vada nella direzione opposta, cioè mi sembra un atto di responsabilizzazione da parte dei consiglieri comunali, che dovrebbero, credo, avendo avuto anch'io esperienza di consigliere comunale, usare lo strumento della commissione per coinvolgere. Cioè, c'è un organo che è l'assemblea, piuttosto che delle associazioni di volontariato, piuttosto che delle forti singole associazioni di volontariato, per fare un minimo che è dovuto di audit, per capire qual è la reale necessità rispetto non a quello che io, sindaco, che l'assessore,
Innocenti piuttosto che l'assessore Piano e il Demanio vogliono, ma quali sono le reali necessità? Perché poi ogni territorio, come sappiamo, esprime anche delle differenti necessità. Quindi io chiederei ai consiglieri, come dire, di stare nella concretezza della proposta. Ripeto, siamo entrati nella discussione senza una proposta, senza un luogo, questo luogo c'è, viene messo a disposizione della commissione consigliare che si può riunire quando ne ha voglia per tutto il periodo che ne vuole per entrare nel merito della questione, entrando però proprio nell'affrontare gli argomenti. Gli argomenti sono, va bene quello spazio, lo ristrutturiamo, come lo ristrutturiamo, troviamo delle risorse come dire, che vengono dall'esterno, ci sono progetti anche molto diversi in giro rispetto a che cos'è una casa del volontariato, non è che c'è il modello casa del volontariato. Qual è il modello più, come dire, che si attesta meglio sull'esperienza se stesse? Sentite però anche le associazioni. Fatto della giunta, come dire, un po' il modello che cala dall'alto. Poi contenti i consiglieri, io francamente dico che sarebbe un errore. Ci impieghiamo quando mai ci saranno i soldi per sistemarlo, l'apriamo e sarà come sarà. Però mi sentirei, se fossi un consigliere, di responsabilizzato e francamente non vedo neanche tutto questo, come dire, fosse anche un'associazione di volontariato sentirei consiglieri distanti rispetto a una scelta di questo tipo, però questa è la mia opinione personale. Bene, e a questo punto la consigliera Pietra ha dichiarato che ritira la mozione, io penso che sia la cosa più veloce, secondo me, la proposta della Giunta. Adesso la parola a voi, fate la dichiarazione, se no andiamo con la dichiarazione di voto e le votazioni delle mozioni. Prego. No, ma forse non sono stato chiaro e mi scuso. Noi raccogliamo l'invito del Sindaco, non abbiamo nessun tipo di... Certo, abbiamo saputo soltanto un'ora fa che c'era quest'aula, senza polemica, l'avessimo saputo prima, se era già nelle... Forse avremmo benissimo risparmiato tempo, però ben ci sta, voglio dire. Ma la cosa fondamentale, noi siamo contenti che a fronte di questa nostra presentazione, di questa nostra battaglia, consentiteci, oggi finalmente il Sindaco ci dice c'è un'area, un luogo disponibile per associazioni. Ne siamo ben lieti, collaboriamo, quindi voglio dire, però l'abbiamo saputo soltanto poco fa, quindi non abbiamo problemi a ritirarlo. Non è uno strumento di lotta politica, è una proposta di anche perché di quello spazio lì non è tanto che è libero, è da poco che si è liberato. Va bene, comunque il sesto nel cuore ritira la mozione. Va bene, e anche l'ha già dichiarato. Quindi discorso, la mozione numero 3 e la numero 21 sono state ritirate e faranno i passaggi della Commissione. Pregando la Presidente della Commissione, la consigliera Pietra, di convocare la Commissione prima possibile. Grazie. Allora, sono le 23:30. Un'attenzione dei capigruppo, un attimo. Ci sarebbe la mozione presentata dal consigliere Nossa, relativa alla del regolamento sulla finanza etica, che possiamo anche discutere magari al prossimo consiglio. Se siamo tutti d'accordo, direi di terminare qui. Buonanotte a tutti e grazie.